Buongiorno ragazzi, siamo di nuovo qui su Total War Warhammer, che ormai è il nostro chiodo fisso da quando è uscito, gioco fenomenale. E questo qui è il secondo episodio della nostra campagna leggendario con l'impero ed eravamo rimasti al 40° turno circa. Sì, eravamo rimasti al 41° turno, avevamo reso sicuro l'Reichland. E grazie alla guerra di Todbringer avevamo conquistato due province nel Midland e siamo riusciti ad accerchiare e conquistare sia Grosser che Marienburg, quindi i nostri introiti con il porto di Marienburg sono aumentati di smisura e adesso siamo in un punto molto vantaggioso della campagna dove potremo espandere le nostre infrastrutture fino a livelli molto alti. Diciamo che continuiamo la campagna e vediamo cosa succede. Ah, tra l'altro sono, per chi lo volesse sapere, sono le 2:23 di domenica mattina, quindi siamo già un po' stanchi, ma vediamo di non far cazzate in questa campagna perché intanto abbiamo un altro quadro pittoresco, questa volta anziché Baltasar Gelt abbiamo i nani. Guardate Thorgrim che alza insieme ai nani gli stendardi di guerra. Bellissime. Allora, un po' stanchino, eh. Allora, su, dai. Ahimè non abbiamo un computer allo stato dell'arte, però è un buon computer, ci consente almeno di giocare a livelli decenti. Vabbè, piccola parentesi. Allora, adesso siamo qui, 41° turno, ricontrolliamo, abbiamo solo, a parte Franz che ha già sbloccato Granfia Morte, abbiamo solo un arcidettore. Dovremo tra poco incominciare a reclutare qualcun altro, però per adesso siamo a posto, perché fortunatamente tutte le nostre città nel Reichland hanno la guarnigione. Nel Midland abbiamo due strutture, due città della provincia, ma stiamo già provvedendo a migliorare l'ordine pubblico e a costruire delle guarnigioni. E qui presenza militare più 8, quindi andremo a meno 1. Non possiamo farci niente, dobbiamo costruire questa per compensare. Però io opterei subito per costruire questa. Anzi, costruiamo questa. Sì, sembra un pirla quando ragiono così. In realtà elaboro scenari multipli e poi scelgo nel corso delle I am pa prince and emperor. delle mie parole, poi scelgo qual è l'azione migliore. Allora, vediamo un po' adesso. Con chi siamo in guerra? Solo con gli uomini bestia. Siamo amici del Talabeklan e del Whistleland, che intanto si è espanso. Io direi che possiamo andare ad affrontare i conti vampiro, come avevamo detto anche alla fine dell'altro video. Vlad, che fine ha fatto? Perché alla fine dell'altro video ricordo di aver dato un'occhiata qui e ah, ok, non li abbiamo praticamente ancora incontrati. Quindi infatti se vedete non c'è la faccina della diplomazia, quindi no, non possiamo né contattarli né niente, però sappiamo che sono in questa zona qui. Allora, io adesso vorrei rendere sicura la zona nord e incominciare a spostare Franz a est per affrontare i vampiri. Ecco, qui ci dovrebbe essere Castel Drakenhof, che ha... Tra l'altro c'è una miniera d'oro in quel castello, quindi è un punto importante anche per noi. Qui abbiamo Schwarzhafen, Oberstrei e Tempelhof. Io vorrei espandermi in questa zona qui, magari affrontando prima i von Karstein e rendendo sicuro il passo della Fiamma Nera. In questo modo avremo anche possibilità di commerciare o di stringere rapporti più solidi con le fazioni di Thorgrim, dei nani vari che sono qui nelle Marilande. Tra le altre cose abbiamo una missione The per nation calls. Galmarazz e dobbiamo schierare qui un mago guerriero che abbiamo già nell'esercito di Franz. Allora andiamo a prenderlo. I command here.
di livello 8, quindi dovrebbe essere abbastanza tranquillo. Ostermark, dove sei? Dovrebbe essere questa, la provincia di Beciafer. Ok, il mago grigio andrà qui per indagare. Intanto Franz dovrà tornare in patria. Bring me to my men. Ok, ti manderò a Grunburg. Intanto qui la cattedrale stiamo finendo la costruzione. Qui mi piacerebbe avere della cavalleria in più, oltre alla guardia del Reichland, cavalleria tipo i cavalieri su semigrifone, però al momento non riusciamo. Quindi io opterei tra un turno per l'artiglieria, che non fa mai male. Assolutamente no, almeno avremo i carri a vapore da schierare contro il caos quando arriverà. E tra le altre cose anche un collegio della magia ci potrebbe servire. Con questo qui dovremmo riuscire a sbloccare Geralt, mi pare. Ah no, il conclave dei maghi guerrieri di Altof, quindi si parla già di questo. Ah no, no, basta questo. Così ci darà accesso a tutti i maghi dell'impero. Diciamo che anche la luminarca di Ish non sarebbe male averla. Va bene. Però andiamo sull'artiglieria, no? Intanto la fucina ci darà. La fucina ci darà questa qua, disciplina durante gli assedi, più munizioni e danni causati dalle armi a distanza. Non è che ci interessi più di tanto. E l'arsenale è quello che... L'arsenale è quello. L'arsenale è questo, via. Fabbro e arsenale. Se no poi c'è questo, che è lo stallaggio e lo serraglio. Allora, il fabbro ci servirà. Lo stallaggio e serraglio, ha esperienza in più per i cavalieri, disciplina e attacco corpo a corpo e difesa corpo a corpo. La caserma, mantenimento ridotto. Sì. Io direi di andare su questa, la fucina, e poi avremo l'officina degli ingegneri. Questo qua ci servirà l'arsenale che costruiremo poi qui. O togliamo poi questo, quindi questo qua sarà poi opzionale, dovremmo poi smantellarlo per l'arsenale o per il collegio dei maghi di Altof, dei magi, che cazzo dico. Va bene, allora Franz ritorna nella capitale, vediamo un po' cosa possiamo farti reclutare. Non puoi ancora reclutare la guardia del Reich perché ci manca l'arsenale, allora diamo priorità all'arsenale, insomma. Vorrei almeno avere 4 unità di cavalleria in questo esercito. Poi incominciamo a sostituire i lancieri. Voglio delle alabarde perché affronteremo i vampiri con mostri e bestie a gogo. E ci serviranno per la tattica del martello con la cavalleria. Quindi, visto che abbiamo turni liberi, lo facciamo. Le alabarde ci serve il fabbro, maledetto. E vabbè, rimpiazziamo con dei lancieri con scudo che, ahimè, non hanno pene da corazze, ma hanno 58 di difesa, quindi va bene lo stesso. Ok, rimpiazzati. 4.500, allora facciamo una raccolta fondi o togliamo una di questi. Proviamo a vedere i fondi, va. Allora, Wissenland. Surely an agreement will be reached, but are we not? No. It is good to see Tu? fellow sons of the Empire. No. Vediamo qualcun altro. Bretonia. You tread upon Bretonian land, Alha. No. E Torgrim, il miglioramento. Appellazioni contro gli uomini bestie. Ask your favor, and I will check with the devil. No, vabbè. Allora lasciamo queste due, con i soldi che ci avanzano più questi, arriviamo a 5.000 per l'artiglieria. Vediamo il nostro arcilettore. Arch Lecter.
nostro accidettore lì con unità di flagellanti. Non sarebbe male darti unità più, un pelo più resistenti. Questi spadaccini sono praticamente inutili. Potrai affrontare le orde degli uomini bestie e quelle che arriveranno dalla Norsca, ma non potrai affrontare il caos o fazioni con armatura pesante, quindi dobbiamo ricordarcelo questo. Intanto questo qua ancora due turni, ci darà il prete guerriero che servirà a Franz, quindi per due turni Franz stazionerà qui nel Reichland. E passiamo. Ecco, spero che questa campagna vi piaccia, a me diverte un casino giocare a campagna leggendario, perché si sente veramente la difficoltà nel gioco, quindi... Allora... Il nostro mago grigio deve continuare ad andare a Bechafen, o Bechafen, come cazzo si pronuncia. Qui l'ordine pubblico è a meno 2, con questa qui dovremmo andare a posto. E adesso allora, costruiamo l'officina, la maiolo, vabbè. Ci darà archibugi e staffette, più un mortaio con l'arsenale. Anzi no, ce l'ho da subito, quindi siamo già a cavallo. Ci porteremo due unità di mortai se non avremo la cavalleria, quindi va bene, dai, porteremo i mortai, visto che tanto non abbiamo la barda, con i lancieri faremo scudo e via, dai. Facciamo così. Spostati qui. Dovrei stare qui Franz ancora 4 turni, quindi mi sta bene così. Cominciamo a stringere transiti militari con le altre fazioni. Allora, con l'Interabeklan ce l'abbiamo, ma qui... Ah, è l'Ostermark che si è spostato lì. Va bene. Nordland. Rifiutato. Va bene. Wissenland. Non ce lo daranno. Sì, siamo tutti figli di Sigma, ma a quanto pare... Io vorrei andare a combattere i vampiri, ma ce lo impedite anche voi che siete nostri consanguinei. Va bene. Marienburg ha già la prima cinta muraria. Dobbiamo dargli poi anche l'altra, dobbiamo ricordarcelo. Ah. Il nostro capitano è aumentato di grado. Agricoltore. Deforme. Vabbè. Sei un grande, perché lui ha scelto, ricordiamolo, di sua iniziativa di seguirci, non lo abbiamo arruolato noi. Vai. Cosa voglio? Già. Ha terminato il patto di non aggressione, proprio adesso che io volevo... iniziare una guerra con i vampiri. Ostermark, non fare il furbo, perché ce n'è anche per te, eh? La sola Marienburg è in grado di finanziare un intero esercito. Allora, abbiamo finito di costruire questo, quindi addestriamo subito un prete guerriero. Allora, qui voglio un'altra cinta muraria. Ci avanzano 1100. Voglio un prete guerriero che accompagni Franz e che sia di incoraggiamento alle truppe che affronteranno i vampiri. Disciplina più 10, molto bene. What do you require? Vai. A time to heal. By the comet. Tra due turni avremo finito l'officina. Continua. Potrei chiamarti anche Gandalf, visto che gli assomigli un pochettino. Gandalf il grigio. Che non mi dispiacerebbe chiamarlo Gandalf, però. Anzi, va, rinominiamolo, va bene. Dov'è il tasto rinomina? Ragazzi, non ho mai rinominato uno dei miei. Eccolo qui, qui da qualche parte. Rinomina. Gandalf. Il grigio, in maiuscolo ovviamente.
E Gandalf il grigio ha preso posto nelle nostre. Vabbè, non c'entra niente con Warhammer, ma vabbè. I fedeli mi sa mi ucciderebbero. Allora. Questo dovrà arrivare a supportarci. A parte che c'ha anche questi. Giusto furore. Ah, per lui. Ma nel multiplayer ne ha anche uno per tutti quanti i compagni. Tipo questo, ma a dare l'effetto, se non mi ricordo. Ah no, è questo qui. Se stessi e gli alleati. Se stessi e gli alleati, quindi sì, questo qua era singolo. Va bene. Benedizione livello 8. Cioè livello 8 a fino alla fine, quindi qui ci serviranno almeno 11 livelli. Va bene, spero che tu aumenti di grado in fretta. Passiamo What? il turno. Nulla mi farebbe comodo per la scuola d'artiglieria, però, ahimè, non voglio iniziare guerre con i miei fratelli imperiali. Quindi, si uniranno loro noi o li lasceremo morire sotto i colpi del caos quando arriverà. Allora, questo lo potremmo anche prendere. Però prima potenziamo Gorsel, che mi sa che avevo chiamato erroneamente Grosser o qualcosa del genere. Yes. Allora, non abbiamo ancora finito il nostro armaiolo. Passiamo il turno qui. Meno uno dovuto al caos, probabilmente. No, meno uno dovuto a niente. Perché questo qui non c'è ancora entrato, quindi. Va bene. Vediamo come va a finire, magari. Abbiamo qualcosa che va male qui? No, non abbiamo dei malus. Ahimè. Dobbiamo tenercela a meno uno. O gli schiero un generale lì, giusto per. O niente. So. Ok, passiamo. Avrei potuto schierarlo, me ne sono dimenticato, mi sa. Vabbè. Flotta mercantile, i nostri introiti sono aumentati di niente, quindi vuol dire che non abbiamo tante cose. Vabbè. Va bene. Allora, vediamo. Carte nautiche, sì. Ah no, ce l'abbiamo già, quindi andiamo. Vabbè, che pirla. Allora, tu I am here. vai qui e Onwards. schieriamolo qui. Purtroppo ci prenderemo il malus contro l'Ostermark Diminishing their power. per aver schierato un eroe. Mi dispiace. Mi I dispiace. am Prince and Emperor. Franz, addestrami due di questi. I am France. They will obey. Così avremo anche la potenza esplosiva. Danno da proiettili, esplosivo 60. Penetrante 30. Penetrante esplosivo 16, vabbè. Dovrebbe far male comunque, quindi. Due di questi ci serviranno. Soprattutto contro le orde di zombie che ci pioveranno addosso. Questa qui la dovremmo potenziare per prendere il cacciatore di streghe. Ci servirà 6.000. Allora, passiamo il turno. I command here. E quando avremo il cacciatore toglieremo qualcos'altro. Perché tanto qui abbiamo solo spadaccini e lance, a parte le alabarde, anche se baleste sono quasi da buttare. Vabbè, possiamo passare il turno qui. Si poteva potenziare questo, ma questo qui 2000, no, 1500, va bene. Mi serviranno 6.000, abbiamo detto per questo, sì, allora niente. Facciamo così e passiamo il turno. Ecco, adesso sono indeciso perché se attacco Vlad anche Manfred si unirà sicuramente perché due eserciti, due fazioni vampiriche, vabbè, sapete, avete capito, no? Insomma, allora abbiamo completato l'incarico per Galmarz.
Dobbiamo iniziare il turno con 10.000 di tesoreria. Ci sono più vicini alla lettura definitiva, ma il loro astrolabio deve richiedere certe modifiche, quindi dobbiamo pagare noi. E ci toglieranno 5.000, va bene. Aspettiamo ancora un turno. Non spendiamo tanto. Allora, il nostro mago grigio può iniziare a tornare a casa. Allora, possiamo spendere fino a 4.000. Quindi sì, finiamo di potenziare questi. 1.500. 2.500. Per più legname. E 50 gold in più. Vabbè. Allora, 2.000. Abbiamo ancora 2.500 di budget, ricordiamocelo. E va bene così, direi. Dai, passiamo il turno. Stanchezza, ragazzi. Le campagne del sabato sera notte sono fantastiche. Allora, ok, incarico successo. Abbiamo pagato i finanziamenti per modificare l'astrolabio. Adesso che ci sono i fondi, l'imperatore ordina ai propri mercanti di reperire i materiali necessari per apportare modifiche e richieste all'astrolabio. 5.000 gold mi costa sti cazzi. Adesso dovremo affrontare i Pelle Verde con l'esercito di Karl Franz e sconfiggere 5 armate di Pelle Verde. Contano anche i Luna Gobba, quindi potrei anche decidere di dichiarare guerra ai Luna Gobba per avere questo obiettivo qui. E qui, ah, il Tal Abeknan mi chiede di radere al suolo razziale insediamenti appartenenti all'Ostermark. Noi non voglio entrare in guerra con gli imperiali, quindi a sto punto potremmo anche decidere di attaccare i Luna Gobba per fare i nostri sporci comodi. Sporci è una parola nuova che non avete mai sentito, è un misto tra sporco e porco, quindi spero vi piaccia, sia di vostro gradimento, la faremo scrivere in tutte le accademie. Allora, il nostro mago grigio sta tornando, noi possiamo incominciare a spostarci qui. Bring me to my men. E la voglio potenziare in Marienburg, così. Ah no, è vero, volevo potenziare anche questa io. Allora, per questa qui mi serve 7.500. Ma ci darà staffette, cannoni e batterie di razzi. Io voglio prendere questa, che dovrebbe ridurre la corruzione del caos di più 9, sbloccarmi delle tecnologie che saranno molto utili, e dovrebbe sbloccarmi anche Volkmar. Le tecnologie sono praticamente queste. Questa qui sarà utilissima. Questa qui anche. E questa qui, ah, Lord Eroi più 5 di disciplina, costo delle azioni ridotto, bonus rango per i preti più 2 e più 2 per i cacciatori di streghe, quindi questa qui sarà fantastica. Cioè, queste tre sono molto molto buone. Allora, ho Who calls? quasi l'impressione che quel goblin mi ucciderà il mio prete. Ho questa sensazione, un po' strana, ma ce l'ho. I will. Make haste, men. Possiamo andare tutto di qua e vedere cosa succede. Karl Franz ormai è di livello 15, quindi ha gran fiamma morta. Allora, controlliamo Midland. Approach and make your offer, but I Niente. make no promise. Nordland. Greetings on behalf of the Empire. Now. Niente. Vabbè. Va sempre in deterioramento. Vabbè. Soldi ne vuoi? No. Con il Tal Abeknan non possiamo più commerciare perché l'Ostermark ha interrotto le nostre, come si chiamano, rotte commerciali.
Kislev è in guerra con Lostland e non voglio farmi nemici questi qua, quindi lasciamo di perdere per il momento. Visto che non siamo in guerra con i bretoniani, ma perché? Una terra di contadini, ma è vostra la terra di contadini. Ma va a cagare. No, vabbè. Va bene, mi odiano praticamente tutti. Luna Gob. Hanno 3 insediamenti, 16 di grado di forza, aggressivo. Va bene, Skarsnik. Vediamo cosa succede quando l'impero entrerà in guerra contro di te. Sono proprio curioso. Allora, intanto abbiamo 4 turni prima di poter potenziare altro fa livello 5. Quindi dobbiamo ricordarci di tenerci dei soldi perché ci costerà un botto. Vedete che anche i bonus sono tantissimi. Qui abbiamo un meno 2 dovuto a prima era meno 1, adesso è meno 2. Vabbè. Non voglio togliere questa, però al massimo tolgo questa. Perché tanto la crescita non ci serve più. Tolgo questa e cosa gli metto? Questa. Questa qui non mi dà ordine pubblico. Questo qua, ordine pubblico più 4. Come ha fatto a dimenticarmi che a Karoburg c'era questa sala capitolare del Cavaliere della Pantea? E quindi, sì, ordine pubblico più 4, esperienza più 4 per le unità di Cavaliere e Guardie del Reich. Eh sì, me ne ero completamente dimenticato che qui potevamo avere questa. Quindi, vai, togli questa. E poi costruiremo quella sala capitolare. Allora, intanto questa qui ci dà 600. Va bene. Ok. Qui il nostro arcilettore difende i confini. Qui abbiamo guarnigioni molto estese con artiglieria, staffetta e varie truppe di fanteria. Altorf, il prossimo livello della città ci darà anche un carro a vapore, quindi sarà inespugnabile. E boh. Va bene, direi andiamo avanti. Ultimo controllo, 4 turni prima di avere. Ma questa qui non mi dava niente, no. Vabbè. Passiamo il turno e cominciamo a pensare ad affrontare i Pelle Verde, no? Almeno questi dobbiamo rimuoverli, così facciamo anche la nostra missione per Galmaraz. Qui non stiamo pianificando di entrare in guerra con fazioni umane, quindi possiamo anche prendere questo. E allora, 3 turni, cominciamo a potenziare questo. Questa qui priorità. Ah no, la sala capitolare, vero? Che ce l'abbiamo? Dove ce l'abbiamo? Qui. Fornisce una guarnigione di cavalieri, sblocca l'arruolamento di cavalieri imperiali, se abbiamo un fab. Non sarebbe male. Non sarebbe affatto male avere un fab. Potremmo togliere questo e metterlo nel Whistleland, il fab. Allora, il fabbro tanto è questo, quindi nel Whistleland ci può stare, così avremo accesso anche ai cavalieri imperiali con esperienza maggiorata, perché questo ci dà più 4 per le reclute dei cavalieri imperiali. Quindi i cavalieri imperiali già addestrati, diciamo che ci saranno molto utili. Franz. As is my right by Sigmar's crown. Ok, direi di incominciare a iniziare a dichiarare guerra ai Luna Gob. Tu, Gandalf, torna qui. Torna qui. Ok. Questi qua mi odiano. Va bene. Allora. Dichiariamogli guerra. Loro sono già in guerra con il Whistleland, il Von Karstein, il clan Angrund e con Widriot. Vai. Adesso sono in guerra anche con noi. Il mio spacca. Ma perché è uno spacca? Vabbè. Non hanno manco cambiato i dialoghi. Vabbè.
Io la vorrei combattere solo per vedere cosa succede. A lui gli diamo resistenza alla magia. La voglio combattere solo per vedere la bellezza di questo esercito. Sì, tanto qui cioè abbiamo Franz, l'artiglieria, tiratori per i troll e gli altri, ci sono solo dei goblin. Voglio dire, 45-44, 26-24, cioè, vabbè. Dai. Qui abbiamo mortai, guardie del Reich, fanteria, preti guerrieri, di tutto. È il bello delle campagne. Nelle campagne si vede proprio la vera essenza degli eserciti, anche se nel multiplayer è molto più bilanciata la cosa, perché... Comunque vedete che non spammiamo di grandi spade, quindi fanteria d'elite ne avremo ben poca. E a leggendario fortunatamente non si spammano di unità di elite. Allora, mortai, qui, comincerete a far piovere. Poi, lance e alabarde. Qui. Ok, dietro gli spadaccini con una unità di flagellanti, così, straccianime qui, prete guerriero qui, poi questi qua li lasciamo fermi, così, Franz, ok, archibugi sul fianco destro, dobbiamo ricordarcelo, modalità guardia, gruppo 4, gruppo 3, nella foresta, e Franz dove sei? Qua. Abbiamo anche questa, quindi va bene. Comincia a sparare qui. Facciamo avanzare la cavalleria, dobbiamo affrontare i cavalli goblin a cavalcaragno. I troll sono qui. Franz, vai a farti un giro. Guardate come piove morte sulle teste di quei goblin molto piccolini. Oh. Sparpagliamo il tiro, va? Perché come avete visto hanno aperto la formazione quei colpi, quindi un mortaio in più e sprechiamo solo dei colpi. Qui abbiamo goblin delle tenebre. Vai qui. Il mio lord è sotto attacco. Ferma quei cavalieri. Caricata lì. Guardia di Zintra di qua. I nostri tiratori. Così. Anzi, così. Tiratori su quei troll. Dato un pelo avanti, ok, no, contro i troll no. Franz torna indietro, voi li state massacrando molto bene. Franz va lì, guardia di Zintra qui, voi cosa ci fate qui, tornate, ok, quei troll sono già in fuga. Aggiratevi. Voi di qua. Sì, come vedete l'autoresolve non mentiva. Inseguite quei troll. Qua. Qua. Vai qui. Di qua. Finite la cavalleria, Franz manda in rotta quei goblin. Uccidete quegli arcieri. Ah, sono già in rotta, quindi... Va bene. Andate qua. Quei mortali stanno facendo piovere l'inferno.
Franz è capace da solo di affrontare tutti quei goblin, quindi va bene così. Schieratevi così. Attaccate questi. I flagellanti stanno inseguendo i nemici sul fianco. Oh, sul fianco. Solo una che insegue. No, tornate qui. Ed è finita. Ah, volevo solo vedere come funzionava questo esercito, se... che avevamo un auto-resolve veramente a nostro favore, quindi... abbiamo perso 53 uomini. Sì, conto solo dei goblin che sono stati terrorizzati praticamente da tutto. Ecco, la fanteria non ha manco ingaggiato, solo i lancieri e la rabate che erano il nostro scudo. Troll delle caverne. Vittoria. Ok. Allora. Razziamo. Into battle. Abbiamo razzato la città. E visto che siamo a buon punto, allora, continuiamo a potenziare Franz. Gli diamo maestro di lame. Vai. Ah, allora. Mago apprendista, scriba. Questo. Possiamo dargli qualcos'altro. Sì, entrate al commercio. Entrate negli edifici locali. Probabilità di successo dell'eroe nemico. Capacità di... questa qui mi servirebbe contro di una gobba. Ok, mettiamogli quello. Poi vediamo un pochettino. Allora, il prete è aumentato di grado. Comincia salvaguardia. E rimaniamo in zona. Perché, allora, mi serve l'esercito. Rimaniamo in zona perché dobbiamo affrontare questa nazione qui 5 volte. Adesso do... Ah, due tu? Stai calmo, mica ti si sente dall'altra parte. È un uomo albero comunque. E li affronteremo di nuovo fino a che arriviamo a 5 battaglie eseguite. Non mi interessa il replenishment, quindi stiamo così. Allora, 6.000. Con 6.000 dovevamo potenziare Marienburg, giusto? 5.000. Vai. Gossel, ho tolto quello. Cos'è che ho tolto? Ah no, l'avevamo potenziata, quindi il sale ci può essere utile. A meno che non c'è qualcos'altro che ci dà, tipo questa, che ci sblocca la guardia del Reich come guarnigione insieme a tutti questi. Quindi potrebbe anche esserci utile quella. Tanto soldi ne abbiamo a go-go. Possiamo togliere la caserma in favore poi della... cioè possiamo togliere questa caserma qui in favore della guardia del Reich e intanto dare questo. No, questo. Ok. Poi, qui come siamo messi? 4 turni, passiamo, dai. Tra non molto Volkmar si unirà a noi, dovremmo ricevere il messaggio. Ok. Le tue conquiste instillano terrore nel cuore dei nemici, potente signore. Ah sì. Anche il più saggio tra loro sa bene che il fato ti favorisce. Ah io sì. Io l'avevo predetto. Ok. Assassino, fallimento. I am prince and emperor. Vorrei sapere chi stavi cercando di assassinarci. Fu Magnus Ninun a mettere fine all'epoca dei tre imperatori, sconfiggendo il condottiero del caos Asvar Kul. Sulla scia di questa vittoria l'impero fu unito. Per fronteggiare un'altra invasione del genere dobbiamo essere di nuovo uniti e con più province al servizio dell'imperatore. Ecco, chi avesse giocato a Mark of Chaos poteva, in quel gioco strategico molto simile a Total War, fare la campagna del caos e seguire le vicende di Asvar Kul, che
erano molto, cioè è stata una campagna molto bella. Allora, assaltiamo di nuovo questa. Vediamo se adesso facciamo auto resolve, perché tanto non c'è neanche bisogno di combatterla. Però voglio vedere se mi dà due vittorie contro il Padre Verde. Grazie. Onwards! Armatura della buona sorte. Beh, mica male. Allora, Galmaraz 2, perfetto. Quindi adesso ogni turno, per altri 3 turni, dovremo razziare questa città. Intanto loro aumenteranno di grado. Tu dovresti avere l'armatura della buona sorte, anche se l'elmo della discordia non è affatto male. Pronto, Gandalf si unirà a te, quindi ci penserà lui a dare il malus alla, il malus alla, al, ai nemici. Quindi ti darò questo, che ci fornirà anche più armatura. E direi che siamo a posto. Gandalf, dove sei? Sei arrivato? No. Questi stanno reclutando, io voglio un altro lord per sicurezza. Intanto, tra 2 turni avremo il surplus, quindi potremo costruire Altdorf nella sua forma più grande, città-stato. Io recluterei un altro lord e ordine pubblico numero 1. Aldebras Atzwiger, come cazzo si pronuncia sta roba, vabbè. This will bolster the nation. Vai qui. Recluta qualcuno, giusto par. Io vorrei degli spadaccini, anzi rimani fermo lì, giusto come deterrente. Diciamo che possiamo anche passare. Grado di forza 8. L'Ostermark non è così forte. You dare come at me. Oh, che palle, Nordland. Surely an agreement will be reached. Non voglio neanche più questo. Prima era giallo, adesso è rosso. Perché? Perché? I will listen, but my time is short. Boh, ci odiano. Talabeclan. Surely an agreement will be reached. Niente. Wissenland. Welcome, my countrymen. Niente. Allora, mi salutano tutti, nessuno vuole darmi un tributo, io non so perché. Questi. In miglioramento. Paron. Do you come looking for aid? Niente. Cuor di leone. It's late in the day for the Empire to send its ambassadors to my door. Niente. Va bene. Summon the Elector Counts. Non mi ricordo se l'avevamo appena razziata. Now, riproviamoci. No peace, just non fare war. Nulla. Vai qui. Passiamo. Avete notato quanti soldi abbiamo? Abbiamo tipo 3300 di introiti ogni turno, più avevamo 9000 e passo da parte. Va bene. Assassino fallimento critico. Il Magob ha fatto un errore madornale nel suo tentativo di assassinare Dirk Boca e ne è uscito ferito. Oh, meno male, qualcosa di buono succede. Traghettatore più campo visivo, perfetto, perché lui è il nostro, lui è la nostra guardia, la nostra sentinella. Qui volevamo costruire qualcosa e non mi ricordo più cosa, sinceramente. Non mi ricordo più cosa, davvero, non me lo ricordo più. E allora questo qui, niente, non lo facciamo. Qui un turno, dobbiamo tenerci 7200 gold. Poi avremo anche questo che sarà molto utile. Allora io vorrei anche aumentare la crescita qui, perché dovremmo anche avere Marienburg a livello 5 per avere il porto a livello 5, sì. Che sono altri 1000 in più. Quindi allora un prete guerriero, possiamo reclutarlo. Allora io prenderei questo che ha morale del nemico meno 2 e lo mandiamo qui.
Qui dovrà praticamente boostare la nostra crescita della provincia, perché qui non abbiamo edifici per la crescita. Adesso che lo diciamo, possiamo anche mettergli questo, in modo da aumentare la crescita il più velocemente possibile per Marienburg e arrivare anche poi a prendere questo. Poi, tra l'altro, la guarnigione vedete che è già bella grossa. Attacchiamo con lui. Yes. Ulrich's will. Ok. Grazie. Men, I will fight with you. Cacciatore di mostri, bonus contro grandi di più 10. I grifiti e forse. No, non possiamo reclutare ancora la luminarca di Ish. Continuiamo a dargli maestro di lame, così lui ha 69 di attacco corpo a corpo. Tu cosa ti dobbiamo dare? Visto che tu dovrai essere il nostro buffer, occhi, occhi selvaggi, ho detto orchi, vabbè, sarà la stanchezza. Ti daremo divinazione, tu in pratica starai in mezzo alle truppe e fornirà del morale, quindi avere il più 40% di raggio di influenza sarà molto utile. Posso darti qualcosa? Direi di sì, ma non subito. Ok, tra un turno avremo anche Volkmar. Questa qua la vogliamo subito, no? Questa qua la potremo anche prendere. Ok, così ci avanzano anche i soldi per questo. Vediamo un pochettino. Questa qui la possiamo potenziare, così in questa zona siamo praticamente al sicuro. Lui è aumentato di grado, non mi interessa il cavallo da guerra, per me può stare anche a terra. Diamo il veterano sfregiato, giusto per aumentare gli HP. Qui queste qua poi le toglieremo quando avremo altro, tanto non ci interessa più la crescita. Allora, a Grunburg ci interesserà questo, per avere più esperienza per l'unità di cavalieri che reclutiamo. Quindi qui in questo caso la guardia del Reich che abbiamo messo. Dove l'abbiamo messa? Non abbiamo. Ah, ok, non abbiamo ancora costruito lo stabilimento per la guardia del Reich, quindi sì, da una parte metteremo quello, dall'altra la caserma della guardia. Passiamo il turno. L'Ostermark si sta muovendo, non so contro chi. Ci vedo un esercito e Talabeklan che si scontrano. Uff, Volkmar il Tetro è arrivato. È disponibile per il reclutamento, può condurre un esercito in battaglia. Allora, fervore militare, 5 turni, bottino di guerra. Stiamo razziando, quindi questo qua ci interessa poco. Prendiamo questo. Franz, What? ancora una volta. To war! Li stiamo massacrando, sti poveri goblin. Make haste, Grazie. men! Un'altra pietra dell'alba per i nostri eroi. Ci manca ancora un turno, vero ancora una. E poi vediamo un po'. Tu? No, Grey Guardian! Franz, ok. Allora, togliamogli una unità di queste o queste. Questi qui sparano ogni 6,6 secondi. Direi togliamo le balestre, By the comet. no? Diamo il mago grigio a Franz. Summon arcane artifacts. Potenziamo Altdorf, livello 5. Ci andranno 6 turni, un'infinità praticamente.
Ok, avremo bisogno di molti, molti soldi. Questo dovremo sostituirlo con Volkmar. Sostituisci Volkmar, eccolo qui. Più 2 al reclutamento dei preti guerrieri, averlo saputo prima. Ok. Adesso, eppure i culti, ordine pubblico più 2, disciplina più 5. Allora, prendiamo subito questo. Così, quando arriverà il caos e incomincerà a spargere la corruzione, saremo a posto. Bring me to my men. Adesso dobbiamo solo più passare il turno. Passiamo. Vediamo cosa succede. Salvataggio, che allora facciamo subito l'ultima. Shadow Wizard, relics come. Facciamo subito l'ultima razzia contro il Magob. The Empire. Men, we must attack. Ok. La detta dal suolo. Non ci serve più. E incarico successo. Abbiamo raso suolo i 5 insediamenti. Cioè abbiamo vinto i 5 insediamenti. Le 5 battaglie contro gli Pelle Verde. Abbiamo scoperto che un grande orco capoguerra in azione da qualche parte nelle terre a sud dei Monti Neri, grazie alla sua temibile reputazione ha radunato tribù in una warg che ora si dirige verso il passo della Fiamma Nera. Dobbiamo vincere la battaglia, che è qui, quindi non è nemmeno tanto lontana. Io opterei per un teletrasporto, così ce la togliamo subito dai coglioni. Però, ahimè, radendo dal suolo abbiamo perso la possibilità di muoverci, quindi... Oh, va bene così. Il nostro mago gli sblocchiamo prosciugamento. Ok, il nostro prete, ancora divinazione, poi io avevo un altro prete che è rimasto fermo lì, vai qui, e qui tu dovresti aumentare la crescita, oh, solo più 20, qui abbiamo, con questa qui abbiamo un più 110, con questa qui andremo a più 120, con questo andremo a più 140. Più 140. Qui mi mancano ancora 8 turni. E qui teniamo i soldi per questo. I cannoni ci saranno utili e poi potremo finalmente andare qui a reclutare magari dei carri a vapore. Qui abbiamo ottenuto anche questo. Io a sto punto volevo togliere questo, che ci serve ben poco, il legno costa poco. Ecco il legno viene venduto a 46 tronchi, introiti 130, vedete che per 130 di introiti più i 100 che ci dà sono 200, va bene. Li sacrifico volentieri, tanto va bene così. Ecco, al costo di 200 potremmo reclutare cavalieri imperiali, o meglio, guardia del Reich e cavalieri... Ah no, è vero, volevo dargli il fab per avere questo. Potremmo reclutare cavalieri imperiali potenziati da questo. Allora, qui possiamo incominciare a togliere questi. Poi decidiamo cosa dargli, tanto non ci servono più. Defender of the faith. Questo qui a livello 20, guardate quanta roba abbiamo. Who calls? Va bene, passiamo. Anzi, tu, ingegnere castellano, vabbè, tanto non ci serve. Tu, tesoriera. Ok, va bene. Sono 50 minuti di campagna, guardate come vola il tempo, più o meno, penso, così ad occhio.
arrivano i branchi mercianti, ma sono qui nei territori di Bretonia. Vediamo se in una gobba ci danno la pace, visto che li abbiamo massacrati. No. Non vogliono la pace. Va bene. Ready. Franz ritorna qui. Vai. Avremo bisogno di un turno per ripristinare le nostre truppe. My orders are to move. Potenziamo questo, a meno che qui non ci sia altro da potenziare. Allora. No, non c'è molto da... Potenziamo subito questo. Tra 4 turni mi servirà poi questo. 9000. E va bene così. Qui cos'è che possiamo dargli? Possiamo dare... Ah, dovevamo dargli questo. E in più qui dovevamo dargli questo. Molto bene. Che insieme al fabbro che costruiremo qui ci darà una mano. Anzi, possiamo anche smantellare subito questo. Perderemo alcuni introiti, ma va bene così. E poi passiamo il turno. Adesso abbiamo un po' di cose da fare, tra cui una battaglia in carico da giocare, quella contro gli orchi. Ho sentito il rumore... Ah, eccoli qua. Allora. Grand Theogenist. Tu incominci ad andare qui. I am Volkmar. Poi. Incominciamo a costruire. Qui il fabbro, ci servirà poi anche questo l'arsenale. Il fabbro qui. Andiamo a fare la nostra battaglia in carico. Galmaraz, il teletrasporto costa 800, quindi lo facciamo. Affronteremo questo orco capoguerra che vuole entrare nei nostri territori. Abbiamo il supporto dei nani, Doro Infedele con girocotteri e girobombardieri, anche un master ingegnere, vabbè. Dovremmo attendere rinforzi. Vediamo. Ah, la mappa è sempre quella, quindi... Ah. Dovremmo riuscire a tenere a testa, abbiamo tutto quello che ci serve. Questo qua ha solo sguardo di Mork. Questo qua è su una viverna e affronterà l'ira di Karl Franz. Tiratori. Va bene, ce la dovremmo fare tranquillamente. Andiamo, dai. Karl Franz ha fino ad ora evitato di utilizzare Galmaraz, simbolo dell'imperatore, per non urtare ulteriormente coloro che sono già contrari alla sua incoronazione. Ma se sarà vittorioso quest'oggi, allora potrà rivendicare il martello di guerra avendo la coscienza pulita. Prima però deve affrontare un enorme esercito di orchi e goblin al passo della Fiamma Nera, proprio come Sigmar aveva già dovuto fare prima di lui, e proprio come Sigmar, più di 2000 anni fa, dovrebbe ricevere il supporto dei nani. Penso che finisse così, ma non abbiamo avuto tempo. Now is the time, men of the Empire! To unite, for the orcs gather. Beyond the pass, a war boss draws to him all that is foul. An orc horde beyond imagining. As Sigmar fought, so shall we. We will become part of the legend. We will wipe the orcs from our door. And only when this is done, when our nation has healed, shall I take up Galmaraz. For Sigmar, for the Empire, for the Warhammer! Grande Franz che ci intrattiene con i suoi discorsi. Allora, mortai. Qui. Allora. Rexguard Knights! Cavalleria qui, nascosta. Ready! Anzi, qui. Rexguard Knights! Gruppo 4.
così con Alabarde, anzi questi in prima linea, straccia anime in protezione qui, questi sulla seconda fila insieme al prete, ok, poi due, qui e gli altri due qui. Adesso il mago grigio lo voglio qui, pronto a buttare giù un pendolo di penombra e anche il pozzo, no, non ce l'abbiamo, non l'abbiamo sbloccato, via. Allora Franz, cominciamo. Morta! Sparate agli arcieri, che sono un problema, anzi indebolite quelli. Yes, ready! Now! Free company! Yes, my lord! Ready! Comincia la battaglia, c'è anche ready qualcosa che a me non piace, che è quel Doom Diver là sopra. My rule is absolute! Il mago grigio indebolisci lui, guarda le Reich pronti alla carica. Qua così, rinforzi nani sono arrivati, ok, caricate, Carl Franz se le sta pigliando, ritirati, attaccate. Date supporto a Franz, se le sta prendendo. Ok, il lord nemico è in fuga. Fermi. Vai qui. Attacca quello, voglio un pendolo di penombra. Qui così. Riformate i ranghi. No, 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 no. Maledizione. Riformate i ranghi. Ok. Aspettate che i nani arrivino in soccorso. Inseguiteli tutti. I nostri mortai stanno cantando. Qui. Qui. Uccidi quell'orco. Gittata in più. Qui. Ok. Il lord nemico è morto. Mettili in fuga. Dov'è la Ragnarok? Dov'è la Ragnarok? Qui. Andate lì. Formate uno scudo qui sotto. Ok, tutto in fuga. Zittisci quel Doom Diver. I nani stanno contrattaccando, altri pelle verde, no, no Franz, no, torna indietro, abbiamo altri bersagli. Abbiamo altri bersagli, ok, allora Franz, attacca la Ragnarok,
On my command. Qua così. L'Arachnok è quasi in fuga, la nostra cavalleria è ferita, portiamola giù. Franz torna indietro. Uccidete quella Ragnarok, uccidete quella Ragnarok, uccidete quella Ragnarok. Take it down! See to it! Uccidetelo. Non vedo la Ragnarok andare giù. Franz torna indietro, non voglio vederti morire. Ok, avanzate. Ok, no, tornate indietro, tornate indietro. Franz, pure tu. Torna indietro. Uccidi quell'orco. I nani stanno attaccando. Cazzo, siamo stati presi alle spalle. Per fortuna che avevamo quelli. Guardie del Reich, tornate qua. Uccidete quel gigante. Franz, ce la fai? Quel gigante dovrebbe andare giù con gli archibugi e le pistole in maniera molto veloce. Uccidete quel gigante, uccidete quel gigante. Ok. Mettete in fuga quei cavalcalupi. Ok, tornate qui. Uff. Oh cazzo. Come hanno fatto a passare tra i nani quelli? Qui, Franz, metti... No, sono già in fuga questi, molto bene. Sparate quei carri. Ok, mancano solo i carri. Abbiamo respinto gli orchi. Molto bene. Abbiamo vinto, ragazzi. Vittoria. Abbiamo difeso il passo e neanche un goblin è riuscito a passare. Sono tutti in fuga. Eliminateli, inseguite i fuggitivi. 46 kill, 225 kill a questi girocotteri. Sti cazzi. Ok, non sparate più perché sennò i nani ci mettono un rancore. Ok, li abbiamo respinti e tutto quanto è finito. La minaccia per le verde è stata rimossa. Il passo della fiamma nera ancora una volta è sicuro. Siamo riusciti a farcela, dai. Vittoria di misura. Solo la guardia del Reich ha ucciso 264 nemici. Solo i cannoni ne hanno uccisi 164. E beh, sti cazzi. Incarico completato. Soldi a go-go. Grado guadagnato, ovviamente. Voglio vedere le kill che hanno fatto 46, 225, 44, 14, 0, 29, 3, 19, 0, 13. Vabbè. Abbiamo respinto anche i goblin della foresta che erano arrivati caldissimi e se ne sono tornati a casa freddi. Molto bene. Uccideteli tutti. Assassino di mostri è il grado finale di questa abilità, quindi più 15 contro grandi. Seguace dell'accampamento. Missione è un successo, abbiamo preso più 1500 di esperienza più Galmaraz, che ci darà
più 8 di attacco corpo a corpo, introiti del bottino post battaglia aumentato, più 5 di ordine pubblico in tutte le province, quindi le province adesso sono al sicuro della minaccia dei Perle Verde, quindi si sentono più felici, più tranquilli, quindi abbiamo Galmaraz, il leggendario martello di Sigma, a nostra disposizione. Dovrebbe darglielo lui in automatico. Guardate che roba. Ovviamente adesso la zanna unica del Reichland è obsoleta, però come avete visto, finché non arriva il caos non possiamo farlo, ed è anche bello dal punto di vista della storia sta cosa qua, perché finché non arriva il caos non possiamo stringere l'alleanza con il Nordland, quindi quando arriverà il caos ci sarà la missione appunto di respingere i predoni della Nosca che stanno invadendo il nord dell'impero. Allora, Franz, I am prince and emperor. Diamogli l'ultimo punto di in questo attacco corpo a corpo. Ah, 2 ne aveva, molto bene. Adesso potrei dargli anche infliggi ferite. In questo modo 4,64, molto bene. Sigma be praised. Poi c'è un altro lord che aveva bisogno, che era questo. A lui lama letale, ok. Poi qui stiamo costruendo edifici importanti. Qui volevo, allora qui volevo questo che però costa 4000. Qui volevo questo che costa, no, dov'è? Questo che costa 4000, vabbè. Allora, qui, allora, avevamo preso questo che ci sblocca i cavalieri imperiali, quindi per i cavalieri mi serviva questo. Qui il negozio di, vabbè, meno 20% di costo per lancieri e arcieri, quindi noi non abbiamo gli arcieri, questo qui sarà prevalentemente per Bretonia. Ah no, abbiamo più 3 di esperienza per baleste e lance dell'impero, vabbè, non ci interessa. Abbiamo la cavalleria a cui pensare, quindi questa. Va bene, allora. I command here. Mettiamolo in città, così la guarigione è aumentata. Volkmar, non puoi fare nulla. Marienburg, 6 turni e avremo questa. Allora, visto che abbiamo soldi che ci avanzano, aumentiamo la produzione di sale. E passiamo. Il sigillo d'argento ci serve però un cacciatore di streghe. Qualcuno ha fatto eruzione nelle cripte, le guardie sono stranamente confuse, le aree in cui solo il grande togronista, l'imperatore, può accedere sono state violate, quindi non si tratta di un banale furto. Se le guardie sono confuse io ipotizzerei un mago grigio, va bene. Qui abbiamo corruzione del caos per 3000 di gold, al diavolo, perché tra un po' avremo problemi con il caos. Qui io ho paura degli uomini bestia, perciò Volkmar vai qui. Lo strumento della volontà di Sigma, a quanto pare. Ci serve un arsenale e un fab per queste due. Allora, l'arsenale, no, il fab è in costruzione. Allora, qui cosa volevamo noi? Volevamo questo. Ok, allora. Il prete. Allora, questo qui è solo per se stesso, quindi niente di che. Finché non sblocchiamo il cavallo non possiamo dargli questo.
Però vedete che questa qui a livello 3 ci dà più 9 di disciplina. Con questa qui abbiamo un raggio d'azione enorme, quindi sarà ottimo. Ok, allora prendiamo l'ultimo punto in divinazione. E pianifichiamo la nostra prossima mossa, che potrebbe anche essere quella di andare ad affrontare Skarsnik per mettere fine al suo dominio. Grado di forza 30. Non vuole la pace. Allora, qui abbiamo un più 7, quindi volendo potremmo anche togliere questo. Però lasciamo, ripassiamo il turno. Gli eserciti di Luna Gob che attaccano Null. Potrei anche pensare di fare qualche patto con il Whistlan per affrontare Luna Gob, appunto. Una Ragnarok. Whistlen. Approach us, friend, and make your offer. Ah, potrei anche unirli alla Confederazione. Avremo tutte queste terre e la possibilità di combattere contro i vampiri, perciò dovremmo essere scaltri e vedere un po' cosa succede. Allora, facciamoci dare anche tutti i soldi che hanno. Tanto se si uniscono noi non possono fare niente, vai. Il Whistland è sotto il nostro controllo adesso. Dobbiamo però respingere l'attacco di Luna Gob. Allora vediamo se ci ha dato eserciti in più, eh. Sì. Questo qui che però possiamo anche tenerci. Qui non mi serve questo perché abbiamo già una caserma di livello 4. Questo qui mi sarà utile. Qui voglio subito una guarnigione. Per ovvie ragioni. Poi. Ok, non abbiamo altri eserciti. Abbiamo questa provincia qui, dove ci serve il Dogma Sigmarita per affrontare la corruzione vampirica. Poi nel Whistleland, ecco, Wissenburg è sotto il controllo di Vlad, quindi potremmo incominciare a dichiarare guerra ai von Karstein. Qui abbiamo oltretutto anche l'altare di Sigmar, quindi Nun è abbastanza messa bene anche come guarnigione. Non è sotto assedio, vero? Ah sì, è sotto assedio, però perché non me l'ha fatto attaccare? Ok. Perché c'è anche Skarsnik con un esercito di goblin. Va bene. Vediamo che cosa succede se l'imperatore si unisce al conflitto, eh. Scappano via. Adesso possiamo affrontare Skarsnik uno contro uno. The nation calls. Bastardi. Bastardi. Qui abbiamo Vlad in persona. Volkmar the Allora, Grim. Volkmar il grigio. Non possiamo spendere soldi qui in questo momento, abbiamo bisogno di altre cose. Abbiamo bisogno di altre cose, ancora 4 turni. La contrada, questo. Ordine pubblico più 4. Ma perché abbiamo un meno 22? Ce lo siamo chiesti. Allora, questo qui è fuori, quindi entra dentro. Onwards. Ok. Allora, tu. Summon the Elector Counts. Riesci? Raise your weapons. Ok. Uccidili. Bring me to my men. Ama i pelle verde, ce li abbiamo appena massacrati, ma lui li ama, vabbè. Mago apprendista.
allora torna indietro, torna qui. Moving off. Rimane solo più Skarsnik e tra poco dovremmo dichiarare guerra lì. Questa ancora due turni, no, è di più. Oh santo cielo. Questa ci sarà anche utile, quindi finiamo di epurare i culti oscuri, in questo modo avremo riduzione della minaccia vampirica del caos. Poi ci servirà questa. Questa non sarebbe male, visto che andremo contro i vampiri. Allora, cominciamo a reclutare un cacciatore di streghe. Lui sarà, in pratica loro sono gli assassini dell'impero. Probabilità di successo delle azioni più 5%, ordine pubblico più 1, attacco più 5 e... Ok, prendiamo questo. 8 Ludenor. E cos'è che dobbiamo fare per fare questo? Schierarlo nel Reichland, quindi in teoria potrei anche schierarti all'istante. Tanto sì, sei nel Reichland. Ah, non posso, quindi vabbè, vai qui. By the comet. Questo, diamogli il pozzo delle ombre. E Skarsnik dovrebbe essere costretto a ritirarsi. Fieldorf dovrebbe essere sacrificabile, nel senso che è lontana da noi. È al confine con Skarsnik e chiusa a panino in territori dei vampiri, quindi non possiamo fare granché per quello. Ahimè, non possiamo fare niente. Io opterei per, visto che abbiamo ancora un po' di soldi, spostare Volkmar qui, assumere un nuovo, ecco, tu che sei inguardabile, va bene, rifacciamo tornare lui, qui, mica, vabbè, quanti soldi ci è costato, e a sto punto io volevo lui insieme a Franz, che, allora, mandiamolo poi qui. Reclutiamo fanteria e lo mandiamo qui a dare una mano a Franz, che prenderanno tutto il territorio contro i vampiri. Poi, obiettivi del capitolo, siamo a 6 su 10. Questi, vittoria eroica, completa 15 missioni. Devo costruire i collegi della magia. Mantenere 45 unità sarà semplice. Annettere due fazioni. Vabbè. Scusate, ho finito anche l'acqua. Allora passiamo il turno. Qui siamo quasi a posto. Direi di passare tranquillamente il turno. Oh, adesso mi uccidono Volkmar. Io devo inseguire Skarsnik, non posso fare niente per farlo. Inseguiamo Skarsnik e vediamo un pochettino, perché a meno che non chieda una tregua, se accetterà una tregua. Sigma grant me strength. Va bene. Non ci interessa l'ordine pubblico perché siamo già a buon punto. Questo qui è per via degli eventi. Eventi. Ah, per via di questo. Della confederazione, ancora 4 turni. Dov'è blocca esercito? Allora, intanto schieriamo il nostro cacciatore di streghe. Lo schieriamo qui. Schierandolo qui modifichiamo di meno 15 le azioni contro gli insediamenti, non ci servirà a una cippa. Franz, riesci a inseguire Skarsnik? No, vediamo un po'. Ecco, se lui riesce a inseguire Skarsnik e Skarsnik prendesse la città, noi faremo fuori Skarsnik una volta per tutte. Altorf è finalmente a livello 5, quindi mi serviranno 9.000 per questi. Io vorrei anche questo, che mi servirà 10.000 e mi darà accesso a Balthasar Geld, che però adesso al momento non voglio reclutare. Questo qua ci dà 400-800, 400 in più sarà molto utile. E a sto punto questo qua cosa ci dà? Ah, è vero, possiamo anche potenziare questo. 11.250 per un carro a vapore. Ecco, se ogni esercito dei nostri avesse un carro a vapore saremmo veramente
a cavallo. Questo qua mi costa 6.000 più 4 turni. Questo qua mi costa 11.000 più 5 turni, quindi teniamoci i soldi per questo. Qui possiamo anche togliere qualche truppa. Poi grado di forza 9, Skarsnik. No, io volevo. Ok. Before you says anything, Gobbler ain't eating today. Sappi che Mazzica oggi non ha ancora mangiato, va bene. Allora, tanto non vuoi la pace. Io non riesco a capire perché sto sul cazzo a tutti. Tilea. Greetings. Non vuoi commerciare. Vabbè. Non riesco a capire perché si deteriorano. Addirittura Bretonia è incazzata con noi perché abbiamo attaccato Marienburg 10 turni fa, che non ci ha detto niente. Anzi, erano anche nemici Marienburg e Bretonia. Yvon Karstein e Vlad e Manfred ci odiano. Con Kisler non so se riusciamo a commerciare. Talabekland. Why talk to you? The Grand Theogenist should declare you traitors and heretics. Ci odiano per via della Confederazione e del Grande Potere, però l'accordo commerciale lo vogliono, quindi gli chiederò anche dei soldi. Vediamo. Ok. Molto bene. Questi penso che si lasceranno confederare. Ostermark. Mi odiano anche loro. Per via dei trattati con Midland. Vabbè. Allora. No. Nordland mi odia. Mi odiano perché ho confederato. Vabbè. Ragazzi, mi dispiace averla confederata, però dovevo farlo. Allora, qui togliamo questa. Non ci serve niente adesso. Tra l'altro, qui ci sono delle fiamme. Allora, perché più 2? Personaggi 9, osmosi 2, cioè oddio. Wurtbad, voglio assolutamente questo. Però mi costa un turno praticamente, quindi aspettiamo un attimo. Praise Sigma. Abbiamo una guarnigione veramente minima, povera. Il cacciatore di streghe lo abbiamo schierato, direi di passare il turno a vedere cosa succede. Anzi no, mi serve Volkmar, dove sei? What? Vai a a Grunburg. By the Heldenhammer. Sì. Possiamo reclutare tutti questi, a me non interessano. Questi qua mi serve il fabbro. Qui abbiamo detto che volevamo i collegi della magia, ok. Allora, aspettiamo un turno e potenziamo questo. Dai. Beh, non si è messi male, per essere una campagna leggendaria. Pensavo peggio, quel goblin sta inseguendo un cacciatore di streghe. Oh, come cazzo ha fatto Skarsnik ad arrivare fin là? Me l'ho spiegato. Io non lo so, veramente. Ok, abbiamo schierato il nostro cacciatore di streghe che ha raccolto... delle informazioni. Secondo il cacciatore di streghe, una misteriosa donna è stata vista fuggire da un piccolo borgo a est di Altof e l'hanno solo vista di sfuggita mentre si ritirava sotto la fioca alla luce della luna. Giura di aver notato che il destriero della donna fosse uno scheletro che emanava una luce verdastra. Il cacciatore di streghe sospetta che la donna sia un agente dei non morti. Lo Stirland giace a est del Reichland, oltre il quale si stende la Silvania, che è sempre stato il fulcro dell'attività dei non morti nell'area. La caccia dovrà essere orientata lì. Adesso possiamo o inseguirla o rompere una diga, quindi pagare dei sabotatori per creare una breccia nella diga dello Stirland, così da inondare la regione e rallentare il lado. Cioè praticamente demoliamo una regione per rallentare il lado. Io direi inseguila. Ok. La vampira, perché questo che sarebbe, ha deciso di combattere nei pressi di un santuario di cattivo presagio. Ha radunato un esercito di cadaveri con il quale difendersi. Eh beh, guardie dei tumuli, ombre dei tumuli, queste qua le possiamo uccidere con il mago grigio e il suo miasma, o anche con il pozzo delle ombre. Qui c'è il Maldredo Draesk. La vampira sembra Madeline.
Ah, l'intera famiglia, Kalla il maledetto. Io non ho ancora capito se ste Banshee sono uomini o donne. Comunque, prima di fare questo, io devo fermare Skarsnik. Quindi mi interessa bloccare l'esercito. Ok. Lui sarà combattimento corpo a corpo. Quindi cominciamo a dargli lama sanguinante. Adesso abbiamo rallentato l'esercito e Franz devi inseguirlo. Perché... Ok, allora qui possiamo potenziare questo. A meno che Marienburg non dica altro. Quindi tra due turni potremo potenziare Marienburg. Molto bene. Allora potenziamo questo in modo da avere gli introiti aggiuntivi. 400 non è poco. E cosa possiamo fare? Allora, qui potrei anche spendere dei soldi per le mura. In questo modo, quando le ribellioni avverranno, perché non riusciremo a mettere fine alle ribellioni con così tanta corruzione, le ribellioni verranno respinte. Qui possiamo dare il ferro per commerciare, non sarebbe male. Perché il ferro, allora 28 di ferro. Il ferro, ok, le metto a 16, quindi sono circa 320, quasi 500 di ferro commerciamo poi. Perciò va bene. Vediamo se Franz riesce a inseguire Skarsnik. Helmut, da dove cazzo spunti te Helmut? Vabbè, passiamo il turno. Ah, è questo qua forse. Sì, passiamo il turno. I welcome your offer. Midland ha terminato il patto d'aggressione. Si preparano a un attacco. Probabilmente adesso stiamo sul cazzo tutti. Si preparano ad attaccarci in via preventiva prima che noi diventiamo troppo potenti nell'impero. Però spero che finisca quel malus alla diplomazia, perché sono cazzi. Se no. Consigliere dei mercanti. Chi è che è stato ucciso? Oh, hanno ferito il nostro cacciatore di streghe, maledetti. I am Franz, they will obey. Ulrich's will. Possibile. Attack! Ma cazzo, ma veramente? Adesso passerò tutto il tempo a inseguire Skarsnik. Allora. Ho raggiunto il numero massimo, ma è ferito l'altro. Porca puttana. Allora potenziamo questo. Abbiamo quello che ci serve, quindi. Tanto adesso non possiamo costruire altro. There is power within prayer. Sì, c'è potere nelle preghiere. Spostiamo Skarsnik qui in questo. Skarsnik. Il nostro arcilettore qui. By Sigma. Vediamo se riusciamo a intercettare questa armata goblin in rovina. Here to serve. Ok. Quanto ci manca questo? Due turni ancora, sti cazzi. Va bene. Skarsnik. We like an uninvited guest, don't we, lads? È così indietro nel grado di forza che non vuole ancora la pace, vabbè. Ho visto un segnalino verde. Ok, Artois mi odia. L'impero pure. Va bene. Continuate pure a odiarmi. Vediamo cosa succede, ragazzi. Skarsnik sta attaccando. Io ho paura di perderla, ovviamente. Però... diciamo che se lo affrontiamo qui possiamo colpire tutte le sue unità più potenti. La perderemo praticamente quasi sicuramente. Allora ritiriamoci. In questo modo vediamo se ci insegue. Ok, non ci insegue, molto bene. Non è riuscito a inseguirci. Quindi Karl Franz adesso può unirsi alla battaglia insieme all'arcilettore.
ribellione nello Stirland. Il mio imperatore approvato la colomba di Scialia, ma ora è tempo del lupo di Ulquid. E guerra con l'impero. Ecco, potrei anche entrare in guerra con il Middelland, anche se poi perdiamo Todbringer. In questo modo prenderemo almeno la città, però io vorrei confederarla perché Todbringer mi sta simpatico, sinceramente, siccome non è male. Allora, qui tra un turno avremo anche questa, quindi avremo più unità ancora. Vediamo un pochettino, Franz dovrebbe riuscire a bloccarlo, vediamo. Into battle! Si ritira qui. Allora, a sto punto ci penserà l'arcilettore. Siamo riusciti a chiudere Skarsnik qui, finalmente. Non riusciamo a cliccarci sopra per qualche... Ah, ok, perché stiamo marciando. Ok. Potrei anche giocarla, ma con tutto quello che abbiamo, sinceramente... Ok, la potenza di Ritto, mago apprendista, istigatore, questa cos'è? Intorno a sé? Vabbè, questa mica è male, questa non è mica male, la possiamo dare all'eroe che accompagna l'arcilettore. Ok, allora, questo qui è livello 11. No, quindi proseguiamo qui. Tu. Vediamo se possiamo darti qualcosa. L'elmo della discordia. Arma di base. Spada degli antieroi. Talismano. Ti possiamo dare 10%. Allora, ti diamo il 10%, così il 15% lo diamo a Volkmar. E questo qua non ci interessa perché è già l'elmo della discordia, quindi va bene così. Poi. Voi. True servant of Sigma. Tornate qui. E Franz, devi tornare qui al confine. Ci servirai lì. Let's go. Questo prete. Cosa gli diamo? Ancora più disciplina. Ok, più disciplina, allora. Se prendiamo questo qui, unito a questo, è praticamente inutile, quindi prendiamo questo. Ok. Volkmar. Ti devo dare qualcosa. Attacchi magici e da fuoco. Ce l'hai già abbastanza buono, però va bene lo stesso, dai. Ti do questo. Talismano più 15% di resistenza, armatura non ce n'è, oggetto ti diamo lo speculum di Van Ostman. Ok, grande torgonista più 2 per i preti guerrieri nella provincia. Ok, solo per i preti guerrieri? Eh sì. Gossel 4, ok, possiamo prendere questa tra un turno. Molto bene, allora, già che siamo qui, non possiamo teletrasportarci a fare la missione perché siamo in marcia e non possiamo farlo. Questo, qui, non è neanche tanto lontano, potremmo anche farcela a piedi, ma per 800 la faremo pagandola. Allora, passiamo il turno. Voglio solo vedere poi quanto dura sto video, che dovremmo essere quasi a 2 ore. Ahimè, se passa in fretta il tempo, a me sto gioco piace un casino, lo giocherei praticamente tutto il giorno. Ok. Allora, eppure i culti oscuri. Allora, qui abbiamo questo. I vampiri sono arrivati, mi servono. Allora, Nun, tra un poco ci sarà una rivolta, però questa qui mi costa 5.000, ci vogliono 4 turni, allora. Oh, santo cielo, allora facciamo così. Vai qui. Allora, qui abbiamo dei vampiri. Vediamo un po', ho bisogno di truppe da mandare fuori sotto il fuoco dei
delle frecce, ma anche di lancieri contro gli orrori delle cripte. E lì saranno cazzi veramente. Lì saranno cazzi veramente. I grifiti potrebbero essermi utili, ma costano un puttanaio sia da mantenere che da arruolare. Allora, reclutiamo 3 di queste da mettere sulle mura. Non abbiamo il tempo materiale di costruire altre cose. Adesso voglio subito. Allora, diamogli qualcos'altro. Ordine pubblico più 2 non mi interessa. Mantenimento meno 5. Sì. Abbiamo anche una scuola, una fucina. Il fabbro ci dà più 10 di armatura, non sarebbe male. Però voglio queste per ridurre il mantenimento, perché il 5% su un esercito che costa così tanto sicuramente ci sarà utile, sarebbero tipo 200 in questo caso. Ama i pelle verdi, non ci posso credere, come fai da mai? Vabbè, lasciamo perdere. Lo affrontiamo. Devi uscire fuori però. So. Affrontiamo la maga. La ladra. Ah, in pratica ci dà subito il sigillo d'argento. Eppure è il primo, quindi. Ah, l'altra volta avevamo rotto la diga una volta, quindi adesso faremo l'altra versione. Ci dà vittoriosa manetta. Questa qua ha prosciuga spirito e sembianze terrificanti. Questa qui idem, tutte e due uguali. Che fantasia. Questa qui ha evocazione di Neck e danza macabra di Valel. Ok, non ha un drago a quanto pare. Molto bene. Vi siete messi contro l'imperatore, quindi sono cazzi vostri. Sono sulla cima di quella collina. I nostri mortali li tireranno giù. Anche se magari non ci arriveranno subito, però dovrebbero riuscirci. Dai, andiamo. Vediamo cosa succede. La ladra rimane sulla cima della collina, circondata da un'orda di non morti. Dobbiamo stare in guardia perché è un formidabile nemico e senza dubbio sfrutterà la sua maledetta magia oscura per adunare altri cadaveri che possano aiutarla nella sua impresa. Va bene, vediamo cosa dice Franz a proposito con i suoi eloquenti discorsi. We hunt this day, yet our quarry is neither boar nor deer, no! We pursue the undead! The witch hunters bring word that a vampire crone makes haste for Stirland with the silver seal in her clutches. I charge you, brave men, with not letting that vampiress get to Sylvania! For we know she is a puppet. Her strings are pulled by that cursed wretch, von Karstein! Now, men, chase her down! Return to me what is mine, and send these von Karstein beasts a message by taking her head! We have brought her to bay at the center of a forsaken temple, siphoning off ill magics to power her dread spells. Have no doubt! Surround the crone! Slay the creature before she can summon her minions! By order of the Grand Theogenist, show no mercy! Molto bene, come vi avevo anticipato all'inizio, con l'impero è bellissima la campagna proprio per questo, perché affrontiamo praticamente tutto il mondo di Warhammer. Allora, voglio i mortai qui, ovviamente, perché vedete che siamo giusto al limite dell'area di tiro. Le lance, stavolta, al contrario di come abbiamo fatto per pelle verde, le mettiamo qui. Truppe da tiro. No, al contrario, così. Gli archibugi saranno sulla destra. Cavalleria sul fianco. Anzi, qui, perché affronterete gli spetti. Anzi, ti metto di qua così prenderete questo fianco qui. Gli spetti li affronterete poi in discesa e non in salita. Poi, sul fianco sinistro voglio unità irriducibili. Sul destro possiamo anche farlo cedere, perché tanto ci sarà la cavalleria a dare una mano. Il prete guerriero lo voglio qui in mezzo agli spadaccini che non sono irriducibili. Il mago grigio lo voglio qui, vicino alle lance. Ok, questi 4. Direi partiamo. Ho dimenticato Franz.
Radra pensa di essere al sicuro su quella roccia, dimostriamole che si sbaglia. Rinforzi nemici. Attaccate. Rinforzi nemici da ambo i lati. Ci stanno per prendere a panino. Franz, vai a scoutare perché non vedo più niente. La strega ha invocato dei rinforzi. Vediamo un pochettino. Non vedo più niente, quindi... Eccoli qui, la Banshee. Io voglio sapere dove sono gli altri. In guardia, mirate qui, la guardia dei tumuli. Non vedo altre unità di là. Si sente qualcosa ogni tanto. Allora, il miasma mistificante, ho bisogno che prendi... Quanto ti manca? Ah, adesso ce la fai, molto bene. Bisogno che colpisci questi. Non appena arriverai a tiro, ok. Anche questo. Usiamolo così. Abbiamo 3 secondi di cast. Ce la dovremmo fare. Guardate queste ombre dei tumuli che danno hanno preso. Arrivano degli orrori dal fianco destro. Tornate qui. Andate di qua. Spostiamo queste qui. Queste di qua. Il mago grigio. Ok, 8 turni per questo che ci costa 13. Vediamo cosa succede. Andate qui, bloccate con le guardie. Alla base in supporto. Cessate il fuoco. Andate qui, Franz, uccidi la Banshee. Attaccate. Ok, voglio un pozzo delle ombre. Dove sono i fantasmi? Sono qui. Ok, li voglio qui. Alla base, andate là. Franz, ce la fai. Aiutate qui, stanno arrivando dei gold crypt. Vai da supporto lì. Ok, la Banshee è andata. The Grey Order! Free Company! Free Company! By Gal Maraz! Handgunners! Così. Moving out for Heldenhammer! Go! We okay. That's an order! My subject! Franz, se sta pigliando, ritirati un attimo. Sparate qui. Tranciate quei ghoul. Shoot them! For the Twin Tail Comet! For Heldenhammer! Ah, for Heldenhammer! Ok. Ah. Date qui. Sigma! Sultzman! Yes, General! Date qui. Vai qui. Sigma calls! Il prete dovrà dare una mano contro... quei gol delle cripte. Liberatemi la strada da questi, per favore. Abbiamo una magia d'area? No. Karl Franz, uccidi il Lord. Ok. Ci mancano ancora 2 punti. A questo punto...
Uccidiamo il Lord, va? No. Oh, cazzo. Dov'è il nostro mago? Maledizione. Mi sono fatto shottare il mago, cazzo. Ok, il Lord nemico è morto, occupati delle vampire. Attaccate qui. Vai. Cazzo, torna, Gandalf, torna. Ok, perfetto. Perfetto. Stanno tutti vacillando dopo la morte del Lord. Non riesco a comprendere come ho fatto a non accorgermi che Gandalf era in combattimento. Non scappare. Cessate. Cessate il fuoco. Oh, cazzo. I colpi sono stati perfetti. Uff, Dio. Ecco, Gandalf è finito nella mischia, 137 kill, vabbè. È finito nella mischia e non me ne sono manco accorto. Guardate questi, 268 kill, quanto ne hanno fatto? Più o meno, 220. Guardate le like ben poche, ma hanno affrontato gli eroi. Queste qua mi sono state utilissime. Franz, ok, boh, abbiamo fatto un ottimo lavoro, dire. 1800 gold grado guadagnato e avremmo preso anche il sigillo sicuramente. Ok, uccidete i sopravvissuti. Abbiamo sbloccato anche la luminacra di Tempelhof. Molto bene, molto bene. Questa qui che ha la rete la possiamo portare nell'assedio che avremo dopo. Incarico successo. Sigillo d'argento, creato dal mago guerriero Frederick von Tarnus, il sigillo d'argento protegge contro pericolosi colpi e stregonerie letali. Molto bene, per Carl Franz, più 20%. Ok, grandissimo. Ok. Allora, il nostro mago a momenti ci lascia le penne, vedete che ha solo 184 HP adesso. Diamogli, allora, il sigillo d'argento lo prenderà già di suo. La prossima abilità, ecco, massacro totale sinceramente non è che mi interessi più di tanto, eh. Cominciamo a dargli più HP, perché abbiamo visto che ci serviranno gli HP. Poi avevamo un problema qui, ma una cosa, abbiamo perso qualche unità, vero? Abbiamo perso gli stracciaanime, per quello c'è salito il nostro introiti. Poi alla contrada possiamo potenziare questa, che mi interessa, prima che i von Karstein ci dichiarino guerra, così avremo anche la guarnigione qui. To the provinces. Moron. Ha detto moron, che vorrebbe dire qualcosa tipo coglione, una roba del genere. Se ce lo dice lui. Sapete che questa qui ci costerà 800 da mantenere, però ci sarebbe molto utile nella prossima battaglia, perché la schieriamo davanti alle mura e con la rete riusciremo a bloccare l'esercito dei vampiri praticamente in posizione sotto i colpi. Allora, questo è aumentato di grado, lui in pratica deve aumentare la crescita, quindi espansionista, aumenta la crescita di più 30 ancora, e adesso passiamo a un più 50, vedete che si fa già sentire, no? Personaggi più 50, molto bene. Il una gobba. Allora, adesso lo volete, eh? Trattato di pace, però io non ve lo do, perché tanto anche i von Karstein vi stanno inseguendo, quindi insieme al clan Angrund e a noi stessi, quindi va bene così. Allora, fatemi vedere solo una cosa. Non so se mi sentite, ma devo controllare quanto è lungo il video. Ok, diciamo che magari ancora un'oretta la potremmo fare, eh? Sì. Potremmo farci ancora un'oretta di campagna. Sono le 4:20. Va bene.
Allora, a sto punto come risolviamo una situazione? Allora, abbiamo finito il malus del meno 40 di cosa di diplomazia. Però loro ancora mi odiano. Ecco, praticamente ci hanno odiati per aver confederato il Whistleland. Ma ahimè, dovevo farlo. Tilea, mi odiate, i nani non possono commerciare con noi. Artua, mi odiano anche loro. È bella sta campagna leggendaria, non abbiamo niente con cui commerciare, a parte il Talabeclan, che però greetings on behalf of the Empire. Tra un po' si offriranno di essere confederati. Allora, molto bene. Marienburg. Ho costruito qualcosa. Ah, questo. Marienburg, abbiamo già la possibilità di espanderla. Però prima devo occuparmi di questi ribelli. Poi dichiareremo guerra, una volta che Franz arriverà in zona potremo finalmente dichiarare guerra a Yvon Karstein. Anche se Todbringer mi spaventa, lì sopra. Con due eserciti contro il Talabeclan, boh. Vabbè, passiamo perché tanto non possiamo fare altro. Tu non puoi andare da nessuna parte, tu. Ti avrei fatto diventare maresciallo del Reich, ma ti manca ancora un turno, vero? Adesso. Anche se mi serviranno le abilità dell'arcilettore, perché... Vabbè. Passiamo, va. Faranno loro per noi. Mi sa che è nemico. Ah, già. Ci hanno dichiarato guerra. I non morti sono in marcia. Ecco, dichiarandoci guerra a lui, sicuramente Manfred lo seguirà. Ne sono quasi sicuro. Isabella. Qui non abbiamo le mura, quindi è persa già in partenza. Guardate quanti sono. A meno che... 90 di armatura, ciao. 90 di armatura, volevo sfruttare i pistolieri, ma con tutte queste unità qui, queste qua non reggeranno, andranno a 55 di disciplina. Saranno sovracchiati dal doppio del numero di soldati corpo a corpo, i nostri balestrieri verranno inseguiti dai lupi e dai pipistrelli insieme anche ai pistolieri. L'abbiamo perso in partenza. Abbiamo anche una ribellione dei vampiri qui, ahimè. Allora. Mi piacerebbe... Allora, diamogli queste qua, mi serve il cavallo da guerra. No, non ho capito, mi serve il cavallo da guerra per avere questi. Vabbè. Seconda natura. Vabbè, e allora ti diamo questo per avere questi, perché sennò... Bastone del comando livello 13, grifone di Giada livello 8. Va bene. Allora, Volkmar. Vai a Nun. Following Sigmar's path. Sti cazzi. Is it time? Posso dire solo quello, sti cazzi, non posso dire altro. Yes, to unite the provinces. Allora, vorrei davvero poter fare qualcosa di più, però I will marshal the men. Non posso, quindi mi servono truppe qui per respingere l'attacco di questo. Voglio questa. Ed è flagellante. Non posso farci niente. Mi aumenterà il mantenimento a dismisura, ma ahimè è guerra contro tutto il fianco est, anche contro questi. Don't mess with me. What's your message?
Voglio la pace, Skansnik. Mi serve tregua contro di te perché ho tutti i vampiri contro. Quindi per adesso stai tranquillo. C'è il rischio che io perda questi. Qui abbiamo una guarnigione, sì, tre cavallerie imperiali. Guardate che guarnigione li fa. E passiamo. I command here. Non posso fare praticamente niente. Vorrei prima di tutto però, allora potenziamo lui. Gli diamo inattaccabile. Poi vorrei capire il nostro cacciatore di streghe a che punto è. Ancora un turno, molto bene. Passiamo. Questo qua rimarrà così. Isabella se l'ha demolito, va bene. Qui la guarnigione forse sarà in grado di resistere a Wagner. In Yes, più my lord. abbiamo reclutato anche la Luminarca che bloccherà le truppe nemiche, ma mi sa che Isabella sta per marciare lì. Ecco, mo sono cazzi perché Vlad sta assediando Nun. Avremo. The Celestial College Oh. implores that I hear you. I remain Cristo, unconvinced. secondo me mi chiamano guerra. Ha terminato il patto di non aggressione. Perché mi odiate, bastardi? Sono cazzi adesso. For Helden Hammer. Beh, qui siamo messi bene. Respingete l'assalto. Questo esercito andrà poi a Volkmar, quindi ricordiamocelo. Wurtbad vorrei darti subito questo per essere sicuro, ma non abbiamo i soldi, perciò ripariamo questo. Forse Volkmar da solo ce la fa, vediamo. Purge the heretics. Non ce la fa. Avremo bisogno di Franz. By the comet. In the name of Magnus. Vai. Then I will fight with you. E adesso sì. Con tutte queste truppe sicuramente ce la faremo. Giustizia lì. Bring me to my men. Mi raccomando, dimmi che ami i vampiri. No. Beh. Ok. Franz aumenta di grado. Ti diamo ancora questo. Poi. Ready. Inseguiamo Vlad. Allora, l'ultimo è lui, ovvio. Begone. Inseguiamolo. On march. Ok. The nation calls. Allora. Grand Esci. Theogenist, Anzi, sta lì. setting forth. Vai qui. Move. Adesso dovremmo aspettare che recuperi più truppe possibili, a meno che non possiamo reclutare perché non abbiamo servizi. Guarda che esercito che è questo. Allora potenziamo questo. Anzi no, potenziamo Marienburg. Iniziamo Marienburg, così avremo anche questa e sarà inespugnabile. Poi il nostro cacciatore di streghe è tornato, comincia a venire qui, unisciti a Volkmar. Poi, guarda quante abilità che abbiamo, tu.
Bastione di fede, martello di Sigma solo a te stesso, quindi questo. E poi andrai su presagio. Tu. Copertura, così andiamo sul condotto arcano. Poi gli altri punti andranno sul Pegaso. Che tu devi stare in volo, grazie. Vediamo che succede qui. Who calls? Potremmo anche spostarci qua, però abbiamo una ribellione imminente, quindi rimaniamo pure lì dove siamo. Qui abbiamo sempre lasciato degli slot liberi. Io ho paura che loro vogliano attaccarmi. Ma perché? Perché mi dovete rompere i coglioni? The bear roars at its enemies. Sti cazzi. In pratica mi odiano. Non si sa il perché. La Tidea mi odia anche lei. Cioè, in pratica mi odiano tutti tranne i nani che mi sono neutrali. Vabbè. Passiamo, dai. Passiamo. Voglio vedere qui. Adesso attaccheremo Wissembourg che è scoperto e vediamo un po'. Attacchiamo Wissembourg per forza, così riuniamo la provincia. Allora, vediamo un po', come diceva il mio vecchio professore. Ce la facciamo a sconfiggere questo esercito? Allora, loro stanno scendendo giù dalle montagne, probabilmente per colpire Von Karstein, sicuro. Come ho intenzione di fare anch'io del resto. Chosen of Sigma. Quindi, te ti posso dare ancora i grafiti imperiali, mi costeranno un fottio però. Mi costerete un fottio. I will pray for your Vai adult qui. mind. Attacchiamo. Fight for our nation. Cazzo. Cazzo, cazzo. Il nostro prete è morto. Va bene, che sfiga. Qui tutti quanti promossi. Accusa ci servirà. Who calls? Tu cos'è che ti stai prendendo? Ah, il pantano. Vabbè, abbiamo perso il prete. Wissemburg non ha le mura, quindi I attacchiamo. am Prince and Emperor. Ma prima potenziamo Volkmar. Questo qua ce l'avrà a livello 5. Volkmar, sei un buffer, quindi avrai queste tre qui e poi ti manderemo qui a potenziare tutta la fanteria. Adesso, tanto ci servono dei soldi perché vogliamo poi potenziare anche questo. Con l'esercito di Francia attacchiamo qui. La guarnigione è molto piccola. Summon the Elector Counts. La combatteremo questa però. Men, war calls. Questa la dobbiamo combattere perché ho paura che l'altro Resolve mi uccida ancora anche questo. Quindi onde evitare combattiamola così, giusto per. Possiamo anche fare uno schieramento d'avanguardia con queste tre, con i mortai che danno supporto. Vediamo. Vai. Contro Oswald von Karstein. Vediamo un pochettino come va a finire, eh. Allora, intanto le nostre truppe sono di gradi molto elevati,
Solo 8 giochiamo d'azzardo. Ok. Allora, schieriamo l'artiglieria qua sopra. Show us the foe. Ok. Poi. Yes, General. Qua così. Qua così. By Ulrich's wrath. Ah. Ready for war. Così. Spearmen. E così. Voi. Qui. Così. Reichsguard knights. Voi qui. I will not stand idle. Ok. Franz, vai avanti. Questi cosa sono? Dovrebbero essere scheletri. Zombie. Allora, disattiva, colpite questi non appena entrano nella raggio d'azione. Quei lancieri devono essere distrutti. Attacca. Attacca questi. Vai qui. Muoviti. Vai qui, mi serve. Cazzo, non ci arrivo. Questo non ci arrivo. Massacrateli, cominciate a indietreggiare. Ok. Attaccate. Voglio un pozzo delle ombre, che dovrebbe essere questo. Praticamente lo voglio qui. Vai indietro, vai di qua. Franz. Oh, non riesco a vedere niente. Ok, sbriciolante. Attaccate questi. Tirami uno di questi praticamente qui. 3 secondi dovrebbero bastare. Massacrati. E vuol dire che abbiamo vinto, perché... Come vedete, la... l'azione congiunta di magia, artiglieria, cavalleria e tiratori veloci hanno risolto una situazione con 6 vittime, che saranno state praticamente, penso, alcuni di questi, perché erano in combattimento contro dei lancieri. Questo è valido anche in multiplayer, eh? Se avete il vantaggio con la cavalleria, l'artiglieria e gli schermagliatori in pratica faranno il resto del lavoro. Ok, occupiamolo. Men, war calls. Ama i conti vampiro, è allucinante, io questa cosa qui. Addio fa, ama i conti vampiro, non si può vedere. Bring me to my men. Allora, cosa ti possiamo dare adesso? Incantesimo di Sigma può essere carino, ma non troppo. Diamogli. Non ha quella della stanchezza lui, giusto? Va bene. Cosa ti posso dare? Allora, qui abbiamo qualcosa di utile. Potremmo andare fino a questo, che non sarebbe male contro il caos, quindi prendiamolo.
mago grigio evolvi stile Pokémon. Poi orders. Volkmar direi di farlo andare qui. Vai qui, in questo modo, quando adesso reclutiamo il prete, reclutando il prete dovrebbe essere di livello più alto di quello che è morto, quindi ecco, questo qui sarebbe utile. Disciplina, ok, questo qui, che ci dà anche un meno 3 al morale nemico. Ok, abbiamo recuperato il nostro prete, con ben 5 livelli. Allora, l'avevamo buffato per diventare... cosa? Mi sembra un buff. Tra l'altro era con... non era con Volkmar, ma era con Carl Franz. Quindi, allora, vai tre di questi. Ecco, e poi ci... probabilmente c'è un livello in meno, quindi va bene così. Vai qui. Ora che abbiamo respinto l'attacco qui, possiamo anche demolire questa. Ci costava un botto. Questa la possiamo costruire, in questo modo abbiamo più ordine pubblico e avremo anche più introiti. Acciaio onesto. Adesso contro chi siamo in guerra? Una gobba, ci odiano. Voi? Un accordo commerciale con voi non sarebbe male. Ok. Soldi me ne date? No? Patto di non aggressione? No. Vabbè. Allora. Sono principe e imperatore. Che culo. Adesso dobbiamo marciare su Fildorf, come cazzo si chiama. Da qui lanceremo il nostro assalto a Grinsdat e ad Averheim. Tra l'altro questa provincia è al sicuro. Dobbiamo ridurre drasticamente la corruzione vampirica. Quindi io opterei per una Festag, perché dobbiamo ritardare il più possibile la... questa mi sarebbe stata utile adesso, quindi cambiamo ricerca, questa qua la prenderemo dopo. Dobbiamo ridurre il più possibile il contatore, quindi da meno 12 passeremo a meno 8. Come vedete stiamo spostando tutti i nostri eserciti sul fianco orientale, lasciando questa zona qui sguarnita, e spero che Boris non riesca ad attaccarci. Qui abbiamo la battaglia delle 5 armate. Delle quattro armate, ci manca solo che spunti il caos e avremo il Signore degli Anelli in diretta qui con noi. Diciamo che passiamo il turno, va? Okay. Dio. Oh, che culo. Grandi, cazzo, mi pagano 1000 gold per avere un accordo commerciale che a noi porterà 400 monete d'oro in più. Che cool. Che cool. Oh, vabbè, Isabella, qui non potevamo farci niente. Abbiamo perso Fildorf, come cazzo ti chiami? Rivolta. Ecco, quella cosa lì di perdere Fildorf mi ha fatto anche perdere la possibilità di commerciare con i nani con cui stavamo commerciando. Ok, non abbiamo perso niente praticamente come reputazione. A questo punto Fildorf è di importanza cruciale. Reclutiamo qualcosa. Soldi ne abbiamo, quindi io vorrei reclutare ancora qualcosa che non mi costi tantissimo, perché... allora Volkmar, qui abbiamo un più 5 nonostante abbiamo perso questo.
questo. Ok, il marmo quanto costa? Il marmo, valore risorse 10, quindi abbiamo un più 280. Summon the Elector Counts. Spostati qui. Vai in insediamento. Allora, Isabella. Isabella. Dove sei andata, Isabella? O è stata sconfitta subito da loro? Probabile. Va bene. Allora, lì non ci serve niente. Qui. Niente, andiamo a vedere qui. Ok. Allora, qui vorrei prendere anche questa. E niente, passiamo il turno, manteniamo i soldi perché ci serviranno soldi. Come vedete, man mano che la campagna procede, i turni passeranno molto più lentamente per ovvie ragioni. Io adesso la pace non la voglio, abbi pazienza. Sono sul punto di conquistare i tuoi territori, quindi... Ribelli dell'Ostermark, il conte Edwin ha dichiarato la sua provincia libera dal giogo dell'imperatore. L'Ostermark ora è una nazione indipendente. A quanto pare i messi sono già nelle corti di Bretonnia e Marienburg, che però è stata distrutta. Non escludere manovre politiche dei borgomastri in tutto ciò. Se è così, devono essere puniti. Vabbè. Allora, riprendiamoci Fildorf, che ci servirà, se riesco. Ok. Empire's blessings, yes. Occupa. In the name of Magnus. E finalmente di nuovo sotto il nostro controllo. Allora, Volkmar. Yes. Allora, vediamo un po', eh. Voglio questa. A Marienburg ancora due turni ci basteranno per mettere da parte i soldi per questa. So, qui abbiamo such a thing is impossible. Griswold. Poi devo anche eliminare queste, quindi il vino quanto viene? 37, ah no, 18 al barile, quindi ci porta già 144 gold. The instrument of Sigmar's will. Io vorrei mandare avanti te. This is wise. Chosen of Sigmar. Oh, che situazione di merda. Allora, adesso che abbiamo ripreso quella, ritorniamo a commerciare e gli chiediamo altri soldi, ovvio. Proviamo con 1003. Loro ci avevano dato 1000, quindi no, chiediamogli 900, dai, gli faccio lo sconto questa volta. Ok. Patto. Ok. Calchian. Make your proposal, my long beard. Molto bene. Patto. Ok. Adesso non possiamo commerciare con queste perché sono troppo distanti. Perché con questa no? Perché è dall'altra parte della montagna. Ok. Vediamo un pochettino. Queste qua praticamente mi odiano tutte. Io sono sicuro che voi potrei anche... Surely an agreement will be reached. Non posso confederarvi. A sto punto, Franz. My axe thirsts for war. Who calls? Non può muoversi. Abbiamo aumentato a dismisura i nostri introiti. Passiamo il turno. È vero. È verissimo. Celebrate una festag. E il prossimo turno, tolta la conquista, e con la festag dovremmo andare in positivo.
I will hear you now. No. Questo. Adesso gli animi vanno via. Allora. Dovrei affrontare Kazrak. E sti cazzi. E come cazzo li affronto io? La luminarca mi serve. Poi voglio ancora questi e questi. A sto punto attacchiamo questo esercito. Dovremmo riuscire a massacrarli abbastanza agilmente. Qui bisogna sperare che lui riesca a resistere. Mica guarda quante guardie dei tumuli, cazzo. Never. Allora. The righteous hammer of Sigmar. Vai qui. Mi servirà supporto. I am prince and emperor. Into battle. No, attaccalo. Fight for our nation. Ok, non dovrebbe essere una battaglia così difficile. Abbiamo anche la luminarca. Io però direi di combatterla per evitare perdite inutili. Se la combattiamo riusciamo. Sì. Con l'artiglieria diamo meno 10. Vabbè, non ho voglia. Step to it. Va bene. Now. Adesso. Spostati un pochettino. Allora, ti voglio dare qualcosa tipo fervente. Così dove passi riduci la corruzione. Poi spostati qua, così avremo i nostri occhi qui e ci allontaneremo da Morgul e da Skarsnik. Moving off. Poi. Mannaggia, Pfildorf la perderemo di nuovo, sicuro. Volkmar the Grim. Sicuro che la perderemo di nuovo, ne ho quasi la certezza. Oh, maledizione. Maledizione, maledetti, maledetti. Dobbiamo anche affrontare questi. Guardate qui, tre Saigo. Tre Saigo, porca puttana. For the wisdom of the... Aye. Let's hear what you have to say. We'll hear it before Oathgold. Bassa. Niente. Adesso perderemo di nuovo il commercio con loro. Vediamo. Niente. Vediamo cosa succede. Eccoli qua. Porca troia. Vediamo se c'è la razza o se la radono al suolo. Porca troia. Porca troia. Speriamo che Morgul non si sia messo in mezzo. Ok. Allora, l'artiglieria chi sta inseguendo? Greetings. We may not be the Empire, but our realm has riches and strength in e. L'artiglieria sta inseguendo quel branco di uomini bestia. Potrei intercettarli io, ma non sono sicuro se Morgul è in questa zona. Incominciamo a demoralizzare il suo esercito, perché tanto Kazak non lo uccidiamo. Ok. Porca troia. Non riusciamo a farlo fuori tutto. A tre Saigo più tutta quella roba lì. Secondo me finisce di un male. Ma di un male sta battaglia. Oh Cristo. Allora potremmo attaccare l'Averheim.
o spostarci qui. Dobbiamo abbandonare questa zona perché quell'esercito lì... Santo Dio, veramente. Sigmar be praised. Maledizione. Qui abbiamo un'altra struttura. Prendiamo questo. Woodward. Perfetto. Ok. The nation calls. Molto bene. Summon the Elector Counts. Allora, il mio dubbio è questo. Questi qua contro questi. Disciplina 54. Perché? Non si sa. Karl Franz causa paura e terrore. Io vorrei rischiarmela, eh? Qui va a finire che ci perdo tutto l'esercito. Possiamo anche portarci, visto che affronteremo dei Saigor, possiamo portarci il grande cannone. Vai. Ci dice che perderemo, voglio almeno vedere la mappa. È una mappa aperta. Allora, col grande cannone sciottiamo i Saigor. Con la cavalleria carichia. Ecco il perché perdiamo, c'è anche Morgul, grazie al cazzo. Pick up the pace. Ma perché non l'abbiamo visto qui? Yes. No. Marcia qui. My orders are to move. Cazzo, che stronzata che ho fatto. Qui ci perdiamo tutto l'esercito. Vediamo se riusciamo a evitarne almeno uno, affrontarne solo uno per volta. Oddio, che cazzata che ho fatto. You come before me as arrogant fools. Refusing union. Questi ci dichiarano guerra. Franz, hai perfettamente ragione. Rifiutare l'unione ci indebolisce. Qui sono cazzi. Il Talabrican è distrutto. Abbiamo una ribellione imminente qui, ma la guarnigione dovrebbe essere in grado di respingerla. Qui sono cazzi, perché se non possiamo liberarci di loro... My axe thirsts for war. C'era un esercito della Tiria. Non riesco a capire che fine abbia fatto. Potremmo cercare di allontanarci fin qui nella contrada. Move! Ok, questa parte qui ormai l'abbiamo persa. E... Blessings of Sigmar upon you. Volkmar recluta qualcuno che andrà a dare attaccare là. Sigmar, go with you. Voglio unità di flagellanti poi supportate da questi. Ok. Visto che l'Ostermark ci ha dichiarato guerra, adesso dobbiamo fargliela pagare. By the comet. Santo cielo. Allora, le città come sono piazzate. Lo Stirland è in negativo. E a sto punto dobbiamo solo passare. Perché non possiamo fare altro. Quegli eserciti di uomini bestia ci stanno rompendo le balle. I von Kasten sono usciti da Averheim, vediamo se riusciamo a prenderla. Ma ho paura per ho paura degli uomini bestia. Ok. Qui abbiamo una guarnigione della Madonna. Dovrebbero essere in grado di affrontare i vari ed eventuali. Qui. Guardate la guarnigione, che roba è. Altof può essere lasciato al suo destino. Io però devo prima sapere
dove sono andati gli uomini bestia. Dove vai qui? Sigmar compels us onward. Danneggio edificio 42%, niente. Vai qui. Mi hai trovato, manco fosse Gandalf veramente. Lo attacca Kemperbad. I will cleanse them. Ok. Direi tranquillamente, ma no, combattiamolo, va. Sì, sì. Abbiamo i grafiti, abbiamo Vorkma, manderemo Vorkma e il cacciatore di streghe in corpo a corpo per distrarre le alabarde e i balestrieri. Intanto dietro arriveranno i flagellanti e i grafiti attaccheranno sui fianchi per terrorizzare e mettere in fuga l'esercito nemico che andrà in fuga praticamente subito. Siamo pure in discesa, quindi ottima la cosa. Vai. Allora, voi qui, i flagellanti dietro, voi gruppo 2, voi passe, anzi, cominciamo a fargli andare su, va? Piove. I nostri polli da guerra. Qui? No, perché? Ah, perché non gli ho dato. Vabbè. Volkman non teme niente. Vediamo se attaccano. No, non gliene frega niente. Facciamogli consumare le munizioni. Date qui. For Sigma! To battle! Taking position! See to it! Enact judgment! Volkmar yes, the Grim! Gladiants! Grand Theogenist! For Heldenhammer! Sigmar calls! Quei grafiti sono già Sigmar arrivati. Andate in qua. Now. Yes, General! Yes, sir! By Andate qui. Andate. Vai. Questo? Ok. La vittoria è vicina. Vediamo di perdere il meno possibile. Non fatevi cuzzare dalla alabarda. Attaccate quelli, anzi attaccate questi. Abbiamo un'accusa che non farà danno, ma tanto per tenercela la usiamo. Perché non scappano? Questi dovrebbero avere il buff attivo. Ok. Questi non vogliono scappare, vabbè. Hanno dei grafiti che li stanno attaccando. For Heldenhammer! Faith is my shield! Attaccate questi. Anzi, mettete in fuga quella da Bade con una bella carica da dietro. Dovrebbero andare nel panico, vediamo un pochettino. Ok, terrorizzato. Ok, annientato. Uccidete quella alabarda là. Attaccate questi. Volkman, vai via, tanto non puoi farci più nient'altro. È finita, ok. Molto bene. Con vittoria pirica abbiamo perso probabilmente
Ah no, pensavo di più. Pensavo che questi flagellanti facessero meglio. Si vede che senza i buff non fanno quello che pensavo. Però esistono, sono irriducibili, quindi era praticamente vinta sta battaglia. Ok. Occupiamo la città o la razziamo? Tremble before me. Occupiamo. Ok. Volkmar incomincia a potenziare i flagellanti. Tu? Scatto fulmineo, proiettili d'argento, sfuggente. Ok, tanto sarai contro le unità grandi tu, quindi questo. Così contro i giganti tutto il resto farai danno. Qui abbiamo una ribellione che intanto si prende dei danni, quindi dovrebbe essere un autoresolve semplicissimo. Ecco, probabilmente gli uomini bestia si stanno spingendo in questa direzione. Summon the Elector Counts. Franz, non posso farti fare dei movimenti. Allora, io volevo mettere da parte soldi per... No, non posso. Non posso. Questa andrà potenziata, quindi 6.000. Ah, per questo. Così saremo sicuri anche da eventuali incursioni qua. The Empire. Allora, passiamo il turno. Io non ho idea di dove siano. Eccoli qui. Approach me, vile. No. No, perché voglio prendere Averheim e l'altra città, quindi niente. Allora, qui abbiamo dei ribelli. Gli eserciti degli uomini bestia sono qui a Wissemburg. Noi siamo qui I con am Franz. Prince and Emperor. Direi di attaccare l'Averheim, che ha una guarnigione di tutto rispetto. Bring me to my Ma men. noi abbiamo tanta artiglieria, quindi attacchiamo. Ci manca il nostro mago della luce, della luce, il nostro mago grigio. Raise your weapons. Men, war calls. Fight for our nation. Ok. Allora, diamogli il I mago am grigio. here. Summon arcane artifacts. Ok, come vedete non siamo messi bene, affronteremo un'ondata dietro l'altra di guardie dei tumuli, non abbiamo le truppe necessarie per affrontare quel genere di minaccia, quindi l'unica cosa da fare è affrontare i Lord uno ad uno. Però secondo me ce le pigliamo lo stesso, quindi sì, perché la Banshee fa male. Questo qui della morte e Vlad. Vlad e Vlad. E proviamoci, dai. Hanno delle torri potenziate, quindi ci schieriamo adesso a fianco qui per prendere il fuoco solo di queste torri qui. O da, ah no, di qua che ce n'hanno solo due. Proviamoci, oh, come va. Al massimo se perdiamo l'esercito ne ricreiamo un altro. Sarà l'occasione per rifare l'esercito da zero, perché questo qui ormai è obsoleto. Dovrei riuscire a far entrare la luminarca all'interno delle mura. Diciamo che combattiamo queste e poi basta, per oggi che abbiamo già più di 2 ore e mezza di video. Allora, direi andiamo di qua, così, così, e i mortai qui. Do you bet? Ok, poi voglio le lance davanti, ok, e gli spadaccini dietro, così. Insieme a Our weapons questi are farete il yours. gruppo 1. Detachments, hold! Allora,
Swordsmen! We serve the Emperor! La luminarca nel bosco, nascosta. Voi, gruppo 2, qui dietro. Anzi, qui nei boschi. Gruppo 3, qui nei boschi. Poi, gruppo 4, mirate subito quelle torri perché le voglio distrutte. Abbiamo dimenticato il mago che vogliamo qui nei boschi, anche lui. E vediamo un pochettino. Qui, 4, sparate questa torre. Ah, questa era fuori gruppo, ecco perché. Ready for war! Swordsmen! Andate nei boschi. Poi andate. No, andate qui. Cosa sto facendo? La luminarca ha sparato un colpo, non si sa il motivo. Allora, vai dentro. Questa torre, 50%. Va bene. Abbiamo già perso un cannone. Allora, possiamo evocare un vortex qui? Sì. Quindi... mago avanza di qua. For Heldenhammer. 77%, dovete muovervi, eh. Spot us the target. Avanzate qui voi. Ok, è quasi andato. Voglio distruggere anche l'altra. Ok, qui. Voi aprite una breccia. Questa non riesce a sparare. Questa qui. Ok, siamo fuori dalla raggio d'azione di quella. We are Sigma's heirs! Molto bene. Mirate con le guardie dei tumuli. Questi stanno per aprire una breccia qui. Attacca con la Banshee, fammi vedere cosa fai. Ok, un colpo. Ritirati. Ah, dobbiamo distruggere quella torre. Si è preso qualcosa, non so se è un pushuga spirito o cosa. Oh, santo cielo. Dobbiamo distruggere quella torre ASAP. Vai. Attacca con la Banshee. Un treno di proiettili. Ritirati. Grey Guardian. Qui sopra niente. Ready for war! We are ready! Yes! Attacca con la Banshee, il mio Lord è sotto attacco da chi? Da un proiettile vagante, sicuramente. Get them! Ok. For Heldenhammer!
una Banshee andata. Se qui dovete distruggere, quante munizioni ha questa? Ancora 30. Facciamogli uccidere sta Banshee. Tanto le truppe relative dovrebbero bloccare. Ok, torna indietro, stanno arrivando i Vargrest. Stanno arrivando i Vargrest. Stanno arrivando i Vargrest. Qui su cazzi. Cavalleria qui subito. Dovete bloccare questi. Qui. Colpite questa. Ok, cavalleria, vi voglio di nuovo nei boschi. Non sarà semplice dare l'assalto adesso qui. Aiutate Franz, per favore, aiutate Franz. Colpite quelle mura, così uccideremo un po' di loro. Finite questi pipistrelli, per favore, perché la luminarca in combattimento non va bene. Ok, abbiamo anche la rete. Molto bene. Luminarca vai qui. Franz qui. La Franz mi serve qua adesso. Devi scoutare la zona. Qui. Smettete di sparare. Uccidiamo quella Banshee. Abbiamo 50 minuti di tempo per fare sta cosa, quindi. In campana. Questo muro ancora al 93%, stanno scendendo di fatti. Vediamo se riusciamo a ucciderne un pochettino. Smettete di sparare. Ok, adesso voglio le mie truppe relative qui. I cannoni sparati qui. La Banshee è andata. Ci dovrebbe essere ancora una vampira qui. No, che cazzo ho fatto? Ma dai, ma veramente sono proprio un coglione. Sono proprio un coglione. Non si può vedere. Avevano detto di sparare qui. Qui stanno arrivando i Vargrest. Vediamo un po' dove vanno. Io quello che volevo fare era mandare Franz qui. No, qui. E scoutare con loro. Però volevo dargli modalità guardia. E invece gli ho dato questo. Sparate lì. Vorrei sapere perché quei Vargrest non arrivano. I mortai hanno cominciato a sparare. Potrei anche cercare di uccidere quella Melissa. Tanto abbiamo solo... Ah, qua c'è la roba. State uccidendo qualcuno, perché non mi sembra. State così, sparate a Vlad. Come vedete si sta pigliando già del danno. Non abbiamo la risposta dei Vargrest. Sparate su queste guardie dei tumuli. Vai qui. Vlad è praticamente lì immobile a prendersi dei colpi. A me sta benissimo. Sarà perfetto questo. Ok. Vlad è morto.
Abbiamo la risposta dei Vargeist, abbiamo la risposta dei Vargeist. Sto cercando di buttare giù anche questo muro qui, non so perché non vuole sparare. Vai qui. Ok. Ok. Sto cercando di aprire la breccia per poi colpire queste guardie dei tumuli. Ok. I Vargeist sono andati. Vediamo di colpire gli altri bersagli. Opterei per uccidere anche lei. No. Qui così. I nostri cannoni stanno sparando, non so a chi. Dovete colpire questo muro. Questi sono guardie dei tumuli, perfetto. Allora vai qui. Cerca di uccidere questa vampira. Carica. Vediamo se riusciamo. Dovresti farla fuori abbastanza in fretta. Allora, lo voglio qui. Nemico debilitato, perché a quanto pare non riesce a ucciderla. Allora, andiamo un pochettino. Usiamo la rete. Avanza qui. My subjects call. Understood. Ok. Contro questi. Mentre Franz lavora. Sigmar calls. Qui abbiamo ancora delle guardie dei tumuli. Vorrei capire se questo muro va giù. Franz li sta massacrando, 93 kill. Queste guardie dei tumuli stanno per andare giù. Io vorrei un altro pozzo delle anime da usare per colpire qua in mezzo nel blob. Colpisci qua. Ok. Qui. Li stiamo massacrando. Questo muro non è ancora andato giù. Ritiriamo Franz. Stanno arrivando le grandi armi. Vai di qua. Vai di qua. Anche se abbiamo un incantinamento vacillante, perciò... Vai qui.
Anzi, no, no, no. Okay. Gira di qua. Tu hai finito le munizioni, non ancora. Attacca questo. Ci togliamo di mezzo anche questo. Devi aprire un varco in quelle mura, maledetto. Grey Guardian! Qui. Oddio, un altro varco nelle mura è stato aperto, anzi rimanete pure lì tanto. Cadono e ammazzate un fottio. Ancora... Ma non doveva avere il seme della rinascita lui? Avanziamo con la cavalleria. Blocchiamo questi. Spara qui. Spara qui. Vediamo di fare più danni possibili. Questi stanno morendo di nuovo. È già un quarto d'ora che... vabbè, allora questi fuori, merite voi, direi andate pure da, da questo fianco qua, di qua. Franz, finisci di uccidere quelle guardie dei tumuli e ora stanno arrivando altri tributi. Franz da solo contro il mondo. Mandiamo la guardia del Reich di qua. Fuoco volontà, tranquilli, tanto non colpirete Franz sicuramente. No, non sparate soltanto a Franz, perché sparate la porta, va, almeno mi aprite anche quella e... I will not stand idle. Very well. Molto stanco, 250 kg, lo sarei anch'io, eh. Attaccate questi gol delle cripte, cominciamo a lavorare tutte le truppe rimaste. Taking aim! For orders for the Emperor! Attack! What? Abbiamo altre guardie dei tumuli. Drafting illusion! Reichsguard! We obey! Entrate dentro anche voi. Entrate dentro anche voi. Non sparate. Vediamo cosa ne esce fuori. Reichsguard Knights! Sigmar calls! Io ho bisogno qui. Call France! Queste guardie di tumuli 30. Allora, su questa. Yes! Join the yes, general! Mutta! What? Franz, vai via! Moving now! Grandissimo! No! La vittoria è vicina, abbiamo massacrato l'esercito nemico senza l'ausilio della nostra fanteria. Probabile che rimanga qualcos'altro lì, quindi andiamo a vedere. Andiamo a vedere cosa rimane là. Guardia del Reich avanzate. Tu e tu, gruppo 7. Avete fatto un buon lavoro. Voglio vedere che cosa c'è. Avanzate fino alla piazza principale. La nostra fanteria è ancora nascosta lì. La Luminarca non è servita a niente.
Adesso vorrei sapere cosa rimane dell'esercito nemico. Reichsguard! Quick march! Perché detto, la vittoria è vicina, rimangono solo più questi che... ahimè, si stanno sbriciolando, vedono Franz e muoiono. E boh. Vittoria di misura. Franz 314 kg, il mago 97, questi qua hanno ucciso 10 pipistrelli, la cavalleria ottimo, gli archibugi ottimi, l'artiglieria ha fatto un buon lavoro, questi qui 7 per un colpo tirato a caso su dei pipistrelli. Diciamo che l'abbiamo giocata abbastanza bene, tanto l'IA è sempre l'IA, non può resistere. Adesso abbiamo Averland, o come si chiama la città. Occupiamolo. I see no other option. Messaggero. Ok. Allora, io concluderei poi anche qui la nostra... allora, questo qui lo voglio sicuramente. Allora, con 6.000 cosa che facevamo? Con 6.000 ci poteva servire qualcosa prima, non mi ricordo più cosa sinceramente. Ah beh, quello. Vabbè, costruiamone una qui. Ci costerà 2005. Poi costruiamo altre robe per la... per i soldi. Ok, Grunburg. Absolutely not. Quello non me ne ho mica reso conto. Tu ritirati. Sigmar guides my steps. Mi serve della cavalleria possibilmente o dell'artiglieria, quindi una delle due cose, anche questa. Allora, vediamo un po'. Direi che potremo anche... ah, ci serve questo. Ci servirà quello. Allora, che ore sono? Sono le 5.30, quindi praticamente abbiamo fatto quasi 3 ore di video. La situazione è questa, abbiamo dei ribelli di Nun qui, che tra un po' ci assedieranno, ma la città ha una guarnigione immensa. L'Ostermark che ci ha dichiarato guerra. Abbiamo conquistato una loro città, ma la perderemo a breve a causa del contrattacco degli stessi della provincia dell'Ostermark. Gli uomini bestie hanno 2 eserciti e stanno dando la caccia ai nostri praticamente lungo tutta la linea di Nuln. Hanno già demolito Fieldorf, che è la nostra base commerciale per commerciare con i nani, quindi abbiamo perso anche il commercio con loro. Hanno demolito Wissenburg. Marciano su Nuln, dove tra l'altro c'è anche un esercito ribelle. Franz è riuscito a conquistare Laverheim, sconfiggendo Vlad e diverse Banshee e Vampiresse. Diciamo che siamo in una buona posizione. Grado di forza 4 nella nostra campagna. Temo per il Whistleland e per il Middleland e il Nordland, che tra un poco ci dichiareranno guerra. My hand hovers close to my blade. Siamo al turno 71, quindi abbiamo giocato 30 turni. Direi che possiamo anche passare, prima di tutto, perché dobbiamo farlo. Allora, facciamo così, passiamo e poi concludiamo la campagna. Ah, questo qui, chi era questo? Ah, lui. Lui ti diamo velocità di reintegro, questo. Così potenzierai Marienburg, riducendo la corruzione. Allora io direi passiamo, così il resoconto l'abbiamo già fatto, vediamo se cambia qualcosa. Uomini bestia. Speak, I will hear you now. Non ti darò la pace, assolutamente no. L'Ostermark, come previsto, ha contrattaccato. Ok. La guerra civile è imperversa mentre uomini bestia e vampiri attaccano. Allora, ricapitolando. Siamo qui, potenziamo il mago grigio, dovrebbe salvarmelo, quindi... allora, il mago grigio deve andare al Pegaso, così dall'alto della cavalcatura rimarrà al sicuro.
Ok. Allora, ricapitolando, chi è che sta assediando questa città? Non riusciamo a vederlo. Non è lui. E non è lui. Chi è che sta assediando la città? No, non ho capito se è sotto assedio veramente. Allora, non si capisce più niente. Volete la pace? Sì. Ok. Allora facciamo così, dichiariamo la pace con loro e chiediamogli anche dei soldi, visto che ci hanno dichiarato guerra. Moderato. Ah. 300 ce li daranno però. Ok. A sto punto, che abbiamo reso sicuro questa parte qui del confine, direi di attaccare i ribelli. Tanto avremo il supporto della guarnigione. No. Perché no? Perché hanno tolto la... No, c'è qualcosa che non quadra. Nun è sotto assedio. Sì, per forza. Da chi? Dagli uomini bestia. Ok, e non riusciamo ad attaccarli. Qui dice che sta assediando, perciò perché non riusciamo ad attaccarli? Oh Cristo Dio. Torna qui. Ok, ha... vabbè, ha preso questa cosa qui l'ha presa solo uscendo e rientrando, vabbè. Va bene ragazzi, allora facciamo così, in teoria dovrebbe avermi salvato il passaggio del turno, in teoria dovrebbe avermi salvato tutto fin qua. Io concluderei qui la nostra campagna leggendaria, non possiamo salvare. Ok, eravamo al turno 71 se non ricordo male. Ricontrolliamo. Allora, ricontrolliamo. Ah, il 72, quindi ce l'ha salvato. E direi che per adesso siamo a posto così. Il prossimo video non so quando lo farò. Voglio finire sta campagna, quindi giusto il tempo di renderizzare questo video qui e partirò a registrare il prossimo. Spero che vi piaccia questa campagna. Vedete che ne vedremo delle belle. Le battaglie future diventeranno sempre maggiori. Siamo solo al 72esimo turno. L'altra volta che l'avevo fatta mi sembra che l'avessi finita al 250esimo. Quindi vedete che sarà lunghissima stasera. Quindi più o meno ancora... penso 6-7 video, speriamo meno, perché vabbè, ci vediamo alla prossima ragazzi, ciao ciao.